Sono l'avvocato Maurizio Veglio, ASGI e International University College, vi ringrazio per la presenza. Oggi parleremo di un argomento che secondo me è incredibilmente affascinante e incredibilmente complesso. Uso il microfono, così è ancora più complesso. Ok. Per cercare subito di farvi capire di cosa parliamo, vi sottopongo una citazione che è questa. Da quella parte c'è una donna che adesso è quasi un bufalo. Vi sono uomini d'affari nigeriani ai quali è cresciuta una coda robusta. C'è un gruppo di agenti di viaggio senegalesi che non faceva altro che salire e scendere dagli aerei quando venne trasformato in viscidi serpenti. Ogni notte sento che una parte di me inizia a trasformarsi. Ma come ci riescono? Ci descrivono, sussurra l'altro solennemente. Questo è tutto. Hanno il potere della descrizione e noi soccombiamo alle immagini che costruiscono. Secondo me qui c'è tutto. Qui c'è tutto di cui, ciò di cui si parlerà oggi. Ci sono le aspettative, ci sono i pregiudizi, la difficoltà dell'ascolto, il trauma, la fatica, perché tutta questa materia è avvolta da una grandissima cappa di fatica, e c'è la capacità di creazione di immagini, la capacità di invenzione anche. Subito un'informazione pratica, quanti di voi hanno già collaborato alla ricostruzione di una storia di un richiedente asilo? Ok? Quanti hanno letto un verbale di una commissione territoriale? Ok? E quanti di voi hanno assistito a un'audizione? Ok, pochissimi. Dunque, prima di sottoporvi, o meglio, di entrare ulteriormente nella materia, vi anticipo lo schema del pomeriggio. Ovviamente non parlerò per 3 ore perché io non sarei in grado di farlo e voi credo non sareste in grado di sostenerlo. Una prima parte sarà una presentazione che nasce da queste considerazioni, tratta da una serie di esempi concreti di interviste fatte ai richiedenti asilo. La parte centrale sarà invece una sorta di piccolo esercizio in cui dovrete misurarvi con un'audizione. E nella parte finale invece l'aspetto, diciamo così, immaginifico e affabulatorio dei racconti avrà maggiore spazio. Chiederò a Roberta, Laura e forse a qualcun altro di aiutarmi. Dico subito a livello metodologico che è opportuno, visto che siamo meno di quelli che si pensava di essere, di non avere remore, cioè di interrompermi senza problemi, alzare le mani e evitare di perdere un passaggio e poi non poterlo più recuperare successivamente. Partiamo subito con la presentazione. Prima di tutto le regole di ingaggio. Oggi si parlerà di molte cose che hanno una natura extra giuridica, non strettamente giuridica o non solo strettamente giuridica. Esiste però una parte che è codificata, disciplinata. Dico subito una cosa che solleverà molti. Non è nella legge che troviamo la risposta, la chiave per decifrare le storie con cui ci dobbiamo misurare. L'impianto normativo è un impianto approssimativo, programmatico, che dà alcune direttrici, che dà alcune linee guida, ma non dà risposte. Quindi, da un lato, è opportuno cancellare la delega nei confronti del legislatore che ci può salvare dandoci gli strumenti, dall'altro, in realtà, c'è una maggiore richiesta di responsabilità e di impegno nei confronti di chi è tenuto a dialogare con i richiedenti asilo. Come si valuta una domanda di protezione internazionale? Come capite, partiamo veramente dal generale. Il primo concetto chiave è quello della cooperazione. Dimentichiamo le regole processuali civilistiche per cui io voglio esercitare un diritto in giudizio, devo dimostrare i fatti che lo costituiscono. L'onere probatorio tradizionale, tipico, nulla di tutto questo vale in ambito di protezione internazionale. La protezione internazionale è un terreno di cooperazione. Il richiedente non è solo colui che fa una domanda, ma è colui che ha bisogno di essere in qualche modo
coordinato, in qualche modo supportato e integrato dall'esaminatore. Anticipo subito che l'esaminatore sia l'esaminatore amministrativo, cioè le commissioni territoriali, le agenzie che in prima istanza hanno l'obbligo di valutare le domande di protezione internazionale, ma anche l'esaminatore giudiziario, tribunali e corti d'appello, che entrano in gioco evidentemente quando la decisione della commissione è interamente o parzialmente negativa. Quindi interlocutore, esaminatore, adjudicator sono tutti termini che comprendono sia la variante amministrativa, le commissioni, sia quella giudiziaria, cioè i giudici. E quindi cooperazione. Giudici e membri delle commissioni devono cooperare con il richiedente, devono collaborare nella ricostruzione della vicenda, prima della valutazione. Ogni giudizio è fondato su base individuale, quindi cominciamo a decostruire qualche mito. La nazionalità in sé non ha un rilievo discriminante. Non si può dire i richiedenti che provengono dalla Nigeria o dal Pakistan o dal Gambia hanno questo tipo di risposta. È sempre una valutazione di tipo specifico e soggettivo. Questo giudizio deve comprendere almeno tutte le condizioni personali del richiedente, l'età, il sesso, la condizione individuale, l'alfabetizzazione, eccetera, tutti i fatti pertinenti che coinvolgono il paese di origine, quindi in teoria tutte le informazioni sul paese o sull'area di provenienza della persona, e l'eventuale documentazione, che come molti di voi sapranno è tendenzialmente inesistente. Tutto ruota intorno alla valutazione della credibilità. Perché? Perché proprio l'assenza di prove, l'assenza di documenti, l'assenza di evidenze che possano integrare, far ritenere assolto l'onere probatorio, obbliga in qualche modo ad abbassare il livello delle pretese. E cioè il giudice non dovrà valutare, così come fa in un ambito ordinario processuale civilistico, come dicevo prima, se il contratto di proprietà è stato effettivamente prodotto oppure no, ma dovrà in qualche modo riformulare questa griglia di valutazione. Attenzione, non perché i richiedenti siano in qualche modo meritevoli di un trattamento di favore, ma perché per la specificità della materia, se applicassimo quelle regole, praticamente sarebbe impossibile assolvere l'onere probatorio. Immaginate una persona che è costretta a fuggire in modo magari rocambolesco, a rischio della propria incolumità, dal paese di origine, alla quale venga chiesto di comprovare dal punto di vista documentale o fattuale le ragioni della propria richiesta. Se si applicasse questa regola, di fatto sarebbe quasi impossibile arrivare al riconoscimento di una forma di protezione. Ci sono dubbi su questo, riflessioni o difficoltà o altro? Ok. Questo è quanto ho appena detto. L'onere della prova, cioè la necessità di dimostrare quello che si dice, viene attenuato, viene spostato in basso. Dicevo prima che la legge in realtà è un po' deludente, perché basta leggere. Il criterio definitivo sull'attendibilità è quello per cui la persona è ritenuta credibile, i fatti, anche se non provati, sono ritenuti verosimili, se il richiedente è in generale attendibile, che è una non regola evidentemente, cioè concretamente poi rimessa alla valutazione del singolo esaminatore, anche evidentemente alla discrezionalità, se non all'arbitrio del singolo esaminatore. Segnalo come unico aspetto davvero rilevante, al di là della tempestività della domanda, che è un dato importante ma in sé non risolutivo, perché anche una domanda posta in ritardo può essere dimostrata, può essere giustificata e può condurre a una forma di protezione, che per la valutazione di credibilità i due crismi fondamentali sono, da un lato, la credibilità soggettiva, cioè l'assenza di contraddizioni nelle mie dichiarazioni, quindi il fatto di non dire prima A e successivamente B, che è incompatibile con A, banalmente. In chiave invece esterna, la credibilità comporta una verifica di coerenza tra quello che dico e quello che si sa del paese di origine. E quindi se sono una donna e affermo di essere a rischio di mutilazioni genitali perché nel paese da cui provengo questa è la pratica, bisognerà andare a verificare se le informazioni sul paese di origine confermano questo tratto oppure no. Il diritto al contraddittorio. Ho detto
la scena, il teatro in cui si muove la richiesta di asilo politico, di protezione internazionale, è una scena abbastanza peculiare, perché l'esaminatore è al tempo stesso in qualche modo un cooperatore. Questo comporta un diritto al contraddittorio addirittura amplificato rispetto all'ordinario processuale. Perché? Perché si specifica nella direttiva comunitaria procedure che la persona, il richiedente, deve sempre avere la possibilità di integrare le eventuali carenze, di chiarire le incongruenze o le contraddizioni, di produrre documenti o di reagire di fronte a un'obiezione da parte dell'esaminatore. Quindi in qualche modo è garantita la possibilità di contraddizione nell'ottica della più qualitativa ricerca e collezione delle informazioni. Addirittura il manuale dell'EASO, che è l'Agenzia Europea per l'Asilo Politico, prevede che nel caso in cui le informazioni sul paese di origine contrastino con le affermazioni del richiedente, a questo richiedente deve essere garantito il diritto di replica. Questa affermazione, che può sembrare, direi, abbastanza di buon senso, in realtà dal punto di vista pratico ha delle conseguenze che sono tutt'altro che comuni. Perché? Perché se immaginiamo una audizione davanti alla commissione, in cui la persona afferma, ad esempio, che la propria famiglia è stata oggetto di minacce da parte dei talebani, minacce che si sono concretizzate nella affissione sulla porta della casa di una scomunica, di una fatwa, non è necessariamente detto che il commissario che in quel momento sta procedendo all'audizione sappia se effettivamente quella è una prassi invalsa nel paese di origine, e quindi verosimilmente dovrà andare poi a cercarsi queste informazioni, e se ne trovasse di contraddittorie, ecco che interviene questa regola, e cioè riconvocazione. Sottoposizione di questo problema al richiedente: le informazioni raccolte dimostrano che invece quella non è una prassi utilizzata. In sede giudiziaria questa regola è ancora più deflagrante, perché imporrebbe una nuova audizione o quantomeno una nuova udienza sul punto. Come credo tutti saprete, l'audizione in tribunale è ormai merce rarissima, e vedremo poi dopo il perché. In realtà le regole dal punto di vista scientifico, della letteratura scientifica, spingono esattamente nella direzione opposta, cioè massima rilevanza all'audizione, proprio perché molto spesso la parola del richiedente è l'unica arma, l'unica prova, l'unico principio di prova di cui si dispone. Ho già citato prima il dovere di cooperazione, che non è solo un buon proposito, ma è un obbligo di legge. Ci sono almeno 4 disposizioni normative che prevedono con carattere di obbligatorietà la cooperazione del giudicante, per cui bisogna necessariamente valutare l'attendibilità del richiedente attraverso questo doppio esame di coerenza interna ed esterna. Devono essere citate le fonti, devono essere citate le informazioni sul paese di origine, diversamente si eleva a criterio valutativo la propria opinione soggettiva. Secondo me i talebani non utilizzano questa prassi. Questo ovviamente non è corretto. Bisogna individuare le fonti, citarle, e attenzione, la Cassazione si spinge ancora più in là. Se quelle fonti sono contrastanti con le affermazioni della persona, o addirittura con le informazioni che sono contenute nei ricorsi, perché ovviamente la Cassazione si occupa della fase giudiziaria, è necessario che le fonti contrastanti siano indicate, e si è indicata anche la loro datazione, cioè andiamo a verificare addirittura quale è più recente, cioè quale è più affidabile. Ecco, se da un lato c'è un po' di delusione nel fatto che la legge non può disciplinare in modo così specifico le modalità di accertamento di credibilità, in realtà l'analisi puntuale fa emergere, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista giurisprudenziale, il compito in realtà molto specifico a cui è chiamato il giudice, e quindi sempre la verifica della coerenza interna, sempre la verifica della coerenza esterna con le informazioni sul paese di origine, che devono essere citate, devono essere confrontate, e se dissonanti devono essere sottoposte alla persona. In 15 anni io non ho mai visto una singola udienza in tribunale fissata allo scopo di sottoporre un'informazione contrastante. Una parola sulle country of origin information, cioè sulle informazioni sul paese di origine, dove si trovano e quali sono. Che cos'è una country of origin information? In realtà qualunque cosa è una country of origin information. Nel corso degli ultimi anni si sta assistendo a una sorta di codificazione delle COI, come si chiamano in gergo, che qui vedete riassunta.
Naturalmente più è autorevole e più ha maggiore la reputazione della fonte che si cita, tendenzialmente maggiore sarà l'affidabilità dell'informazione contenuta. Detto questo, oggi esistono ancora tantissimi ambiti in cui le COI ufficiali, chiamiamole così, quelle delle ASO, quelle delle unità COI dei vari governi, in particolare dell'Unione Europea o di Canada e Australia, non arrivano. Per cui molto spesso le informazioni sono contenute in singole testate guineane, se parliamo della Guinea, o in fonti di informazioni in organizzazioni non governative ivoriane, se parliamo della Costa d'Avorio. Per cui anche qui smitizziamo il concetto di COI, non solo quello che ha il bollino delle ASO o UNHCR a valenza di COI, proprio perché, per quanto oggi sia, come dire, diffuso uno strumento potentissimo come quello della rete, di fatto non tutte le storie rientrano in categorie che sono in qualche modo decodificabili attraverso queste fonti di informazione. Anche le fonti, tra virgolette, meno qualificate, specialmente in assenza delle prime, sono assolutamente importanti. Per chi avesse interesse o necessità, in estrema sintesi segnalo che questi due archivi di fatto contengono il maggior numero di COI e sono, dal punto di vista qualitativo e dell'affidabilità, al di sopra di ogni sospetto. Il portale RefWorld dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e ecoi.net, che è gestito dall'Associazione della Croce Rossa Austriaca. A questo ovviamente si somma il sito delle ASO, che è nato da poco, quindi è in fase di crescita, ma che attualmente dispone di un discreto numero di informazioni, che sono in parte delle collezioni di informazioni tratte dagli altri siti e in parte però anche rapporti prodotti dalle ASO stesso, in particolare sui paesi. Questo lo dico alla fine, naturalmente. No, tutte le slide saranno ovviamente messe a disposizione, quindi potete, se siete in difficoltà, potete decidere se guardare qui o scrivere. Ad ogni modo sono facilmente reperibili. Ok, io avrei finito con la griglia normativa. Ci sono dubbi o curiosità o questioni aperte, oppure possiamo passare alla carne viva? Ok. Bene, adesso entriamo nella scena vera e propria. Questa è un'immagine che in qualche modo fotografa l'ordinarietà dei colloqui. Non è esattamente sovrapposto all'esperienza italiana, anzitutto perché non abbiamo microfoni e non videoregistriamo e non audioregistriamo neanche. Le videoregistrazioni, come sapete, sono state previste dalla legge Minniti, che è entrata in vigore ad agosto, ma a quanto ha riferito la Presidente della Commissione Nazionale, la dottoressa Sarti, che è stata sentita in Senato il 24 ottobre, ad oggi non esiste una previsione di partenza delle videoregistrazioni. Quindi ancora per molto tempo continueremo a discutere fondamentalmente di impressioni. Ok, io credo che adesso sia veramente arrivato il momento di fare emergere la vostra esperienza e confrontarla con la nostra, con chi segue i richiedenti sia in fase di commissione ma soprattutto in fase giudiziaria, e in particolare con un occhio specifico alle criticità, alle difficoltà del colloquio con i richiedenti asilo. Segnalo subito che anche qui la slide sarà disponibile. Credo che queste tre fonti siano, dal punto di vista bibliografico, il must. Intervistare il richiedente asilo dell'Alto Commissariato, di nuovo le ASO con la personal interview e poi i due rapporti dell'Hungarian Helsinki Committee, che sono lavori seminali, conosciuti come Credo, tra l'altro, 2013-2015, che di fatto rappresentano, dal mio punto di vista, una pietra miliare della materia. Tre criticità fondamentali, tre ostacoli fondamentali. Il primo di tipo relazionale: chi comanda e chi è comandato. In secondo luogo, le difficoltà di comunicazione linguistica e in terzo luogo le difficoltà di comunicazione culturale. Come si può cercare di ridurre, perché annullare è di fatto impossibile secondo me, quantomeno ridurre questi tre gap? Partiamo dallo squilibrio gerarchico. Da una parte abbiamo
il richiedente e dall'altra il commissario, quest'ultimo o il giudice. Quest'ultimo effettua il colloquio come parte della propria attività professionale. Compie un'attività che è fonte di gratificazione economica, professionale e magari anche personale. E si muove in un contesto del quale verosimilmente conosce ogni dettaglio. Dall'altra parte abbiamo chi molto spesso arriva all'intervista in condizioni di assoluta ignoranza. Ignoranza della procedura, ignoranza dei principi giuridici, ignoranza della rilevanza delle informazioni. Molto spesso i richiedenti non sanno quale informazione è rilevante. Soprattutto il richiedente è colui il quale, se ricordiamo la definizione della Convenzione di Ginevra, è istituzionalmente portato a manifestare un timore. Quindi una persona che in qualche modo deve manifestare una debolezza. E il commissario o il giudice è colui il quale deve in qualche modo penetrare questa debolezza e testarne la tenuta, confrontandola, filtrandola attraverso i parametri normativi. Come si può in qualche modo cercare di livellare questo evidente squilibrio? Ambiente accogliente, attitudine incoraggiante, la relazione diretta, quindi il contatto visivo, anche se la comunicazione è mediata dall'interprete, quindi non perdere il contatto visivo, quella che si chiama la disponibilità empatica, cioè la capacità di essere toccati dalle narrazioni senza essere tecnicamente coinvolti in questo. Ovviamente questo fa saltare istantaneamente ogni possibile creazione di rapporto di fiducia, astenersi da qualunque tipo di critica, di commento, di atteggiamento giudicante. Basta un gesto per far saltare il rapporto di fiducia con il richiedente. E soprattutto puntare all'approfondimento, sul quale torneremo. Questa vostra relazione è durata molto. Da quando mi sono innamorato veramente, da quel punto mio padre ha scoperto che sono omosessuale. Come vedete, la risposta non è coerente con la domanda. Qual è la reazione del commissario? Mi scusi, mi sono espressa male forse, volevo capire quanto è durata questa relazione. Non è durata molto. Tecnicamente qui siamo nell'eccellenza. Perché? Perché la comunicazione tra richiedente e esaminatore è una comunicazione mediata, mediata culturalmente e mediata linguisticamente. E quindi molto molto sbagliato assumere che una risposta verbalizzata in modo incoerente significhi che la persona ha sbagliato la risposta, perché può significare che culturalmente o linguisticamente c'è stato un problema di comunicazione. Ancora, l'essere omosessuale le ha creato qualche difficoltà nella sua vita in Mali? No, nessun problema. Le rifaccio la domanda che le avevo fatto prima, che forse non aveva compreso. Come sono trattati gli omosessuali in Mali? Di nuovo, tecnicamente, impeccabile. Oltretutto, in questa audizione la persona aveva già dichiarato che l'essere omosessuale aveva creato dei problemi, quindi la risposta era doppiamente incoerente. Anche qui l'esaminatore si astiene dalla tentazione del giudizio, peggio ancora della critica, e riformula la domanda, verosimilmente dubitando o delle modalità con cui l'ha creata o delle modalità con cui l'interprete l'ha tradotta. E anche qui i nostri genitori e il capovillaggio non vogliono che ci sia un omosessuale nel villaggio e se ti scoprono ti uccidono, è una risposta perfettamente coerente, oltre che molto interessante, perché apre poi la porta per ulteriori approfondimenti. Non a caso il termine dell'intervista di nuovo ribadisce la capacità del commissario di gestire correttamente il dialogo. Ha riletto tutto il verbale, è tutto corretto, vuole effettuare qualche correzione o aggiungere qualcosa? Questa è un'ottima domanda. Mi dovrebbe dire cosa le è successo in pratica, che presuppone il fatto di aver risposto in termini astratti. Se non mi presenta maggiori dettagli, non riesco a capire. Lei continua a non dirmi cosa le è successo. Questi sono tutti pregiudizi. Perché? Perché nel nostro sistema chi verbalizza è chi intervista. Quindi il potere è concentrato nella stessa persona. Se io penso che il richiedente non mi vuole parlare, valuterò queste risposte in chiave negativa, ultra giudicante, magari non rendendomi conto di aver formulato male la domanda o di problemi nella comunicazione con l'interprete, che non sono solo problemi di tipo linguistico, ma anche di tipo relazionale. Terreno più scivoloso in assoluto, quello dell'omosessualità o delle domande fondate sull'orientamento sessuale. Lei ritiene di essere omosessuale perché ha avuto esperienze con maschi e non con donne?
domanda complicata, direi. Se lei avesse incontrato donne disponibili, avrebbe fatto sesso con loro? Queste sue affermazioni non mi convincono della sua omosessualità. Allora, se noi immaginiamo che quello di cui abbiamo parlato prima è un corpo tecnico di domande, possiamo anche fare questa, porre questa questione, dimenticandoci però che esistono dei limiti di rispetto della dignità che non si possono cancellare. Come si fa a chiedere a una persona una domanda del genere? Tutti i manuali di intervista ovviamente ricordano che, specialmente in materia di domande fondate sull'appartenenza, sull'orientamento sessuale, esistono da un lato stereotipi e aspettative che non possono legittimare valutazioni, perché gli omosessuali o i diversamente sessuali non si comportano tutti nello stesso modo, ma soprattutto esistono alcuni limiti di dignità e di decenza che non possono essere superati. Quindi una domanda di questo tipo non è assolutamente lecita, così come non è assolutamente lecito anticipare il giudizio. A proposito di limiti di decenza, io le avevo chiesto il percorso interiore che l'ha portata alla convinzione di essere gay. Attenzione, la convinzione di essere gay, non essere gay. Il che è di nuovo una domanda fortemente penalizzante, fortemente allusiva, perché significa: io non credo che tu sia gay. Al massimo tu sei convinto di esserlo. Con questa persona ho iniziato ad avere dei sentimenti. Questo passaggio è fondamentale perché in quasi tutte le interviste che io ho avuto modo di leggere fatte a richiedenti, la cui domanda si fondava sulla questione di identità sessuale, c'è sempre questa ricerca dichiarata del percorso di evoluzione interiore per arrivare alla presa di coscienza. Il che però significa presupporre che il modello occidentale dell'identità sessuale sia applicabile a quello che in realtà non esiste in altri universi, ad esempio quello africano, in cui l'appartenenza all'identità omosessuale è di fatto ferocemente repressa. E quindi questa ricerca del percorso interiore di fatto è inevitabilmente destinata a fallire. Tant'è che molto spesso queste domande producono l'effetto contrario, cioè la risposta negativa della commissione, perché non c'è alcun percorso di approfondimento interiore. C'è qualche aspetto che non si riferisca alla sessualità genitale che caratterizza il suo essere, che abbia caratterizzato il rapporto con il suo partner? Su questo non credo di dover aggiungere altro. Mi spieghi come sono andate le cose? Mi hanno arrestato quando mi portavano al carcere. Sulla strada c'erano i talebani che hanno sparato contro la polizia e sono morte due persone prigioniere accusate come noi, siamo scappati. Quelle persone che sono morte mi avevano portato il veleno e chiesto di metterlo nel cibo dei militari. Il suo racconto è confuso. Di nuovo, qui l'affermazione è pregiudicante, perché se veramente l'interprete traduce il suo racconto è confuso, quel difficilissimo, complicatissimo, ipotetico rapporto di fiducia tra richiedente e esaminatore è vanificato. Ma soprattutto, perché il racconto probabilmente è confuso? Ricordatevi che chi verbalizza è chi fa le domande, e chi verbalizza scrive. Ve la rileggo. Mi hanno arrestato quando mi portavano al carcere e sulla strada c'erano i talebani che hanno sparato contro la polizia e sono morte due persone prigioniere accusate come noi e siamo scappati. Cosa manca? La punteggiatura, che è una scelta, uno strumento di potere che ricade interamente nella sfera di dominio dell'esaminatore, che quindi decide dell'esito della domanda mettendo le virgole o sottraendole. Mi hanno arrestato, punto. Quando mi portavano al carcere, virgola, sulla strada c'erano i talebani. Hanno sparato contro la polizia e sono morte due persone prigioniere, accusate come noi. Siamo scappati. È la stessa identica sequenza di vocaboli, uno per uno. Sottraendo la punteggiatura, il risultato è quella confusione di cui il verbalizzatore responsabile di questo massacro si permette di valutare il grado di chiarezza o meno. Ultimo aspetto legato allo squilibrio gerarchico. Lei si definisce un obiettore di coscienza? Sono contro le armi perché mi daranno un'arma e mi costringeranno a sparare. Quali sono le motivazioni per cui non vuole sparare? Non voglio usare le armi perché sono contrario al sangue e alla morte degli uomini. Non ritiene che sia un dovere di ogni cittadino difendere la patria? Ora, voi non lo sapete,
ma questa intervista è stata fatta a un cittadino turco di etnia curda, per il quale il concetto di patria è completamente inavvicinabile a un'esperienza ordinaria del mondo occidentale, perché lì la patria è l'agente persecutore, e noi gli chiediamo, anzi gli rimproveriamo il fatto che lui non ha scelto di difendere la patria con le armi. Lì c'è del fascismo, dice il richiedente curdo, se no perché uno deve lasciare il proprio paese e fuggire? Una persona potrebbe impegnarsi politicamente e cercare di cambiare le cose. Non fatevi fuorviare dal punto di domanda finale, perché non è una domanda, è un'affermazione, anzi è un giudizio molto molto pesante, perché qui stiamo giocando con la vita di una persona. Ora, io non so se l'esaminatore fosse particolarmente preparato in materia, ma all'inizio degli anni 90 4.000 villaggi curdi sono stati bruciati in Turchia, e noi chiediamo a uno dei figli di quella generazione di prendere le armi e sparare verosimilmente contro i guerriglieri del PKK, che sono incredibilmente curdi. La stessa domanda, la stessa intervista termina con quella domanda che abbiamo visto all'inizio. C'è qualcosa che non le ho chiesto, qualcosa che vuole aggiungere, che è un'ottima domanda, ma che in un contesto di questo tipo è probabilmente ormai o tardiva o inutile. Secondo problema, la questione legata alla comunicazione linguistica o alla non comunicazione linguistica. Come è possibile colmare la distanza tra chi parla lingue diverse? Cercando di preservare l'informazione, cercando cioè di salvaguardare la genuinità e la correttezza dell'informazione. Può sembrare una sciocchezza, ma la traduzione è quasi sempre un elemento di corruzione delle informazioni, quasi sempre di alterazione, una sorta di male necessario. Quale sarebbe quindi l'ottimo per un interprete? Sincronizzare il dialogo e in particolare il ritmo. Una banalità, ma se le primissime domande hanno il fiato corto, cioè viene formulata la domanda dall'esaminatore, l'interprete la traduce, il richiedente comincia a rispondere, l'interprete comincia a tradurre prima del termine della frase, il messaggio che viene mandato al richiedente è: lo spazio per la tua risposta è molto 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 stretto, e quindi sarà necessario sintetizzare. Se invece viene garantita un'ampiezza sufficiente per approfondire, o se viene detto adesso interrompi, adesso traduco e poi continuerai, si garantisce in questo modo al richiedente la possibilità di spiegare compiutamente la risposta senza doverla in qualche modo comprimere. È una sciocchezza, ma audizioni che durano 2 ore, che nascono così, nascono già in qualche modo condizionate. Ovviamente astenersi da commenti e da alterazioni. Molto spesso capita di vedere interpreti che, anche solo dal punto di vista estetico, visivo, facciale, commentano una risposta con un segno di approvazione o di disapprovazione. Ovviamente l'interprete non è il primo giudice, ma è semplicemente un medium che deve traghettare l'informazione corrompendola il meno possibile. L'interprete non deve essere interrotto, per un motivo molto semplice, perché il richiedente accede al tavolo della discussione solo attraverso l'interprete, e interrompere l'interprete significa immediatamente escludere il richiedente dal dialogo. Oltretutto si chiede all'interprete uno sforzo fortissimo, perché se la persona viene interrotta dovrà, chiusa la parentesi dell'interruzione, andare a riprendere il filo del discorso dove era stato interrotto e completarlo. Se questa operazione non viene compiuta, il richiedente non ha nessun modo per capirlo, e quindi non saprà che le informazioni che non sono state tradotte sono andate definitivamente perse. L'interprete è chiamato a usare le tecniche standard dell'interpretazione non simultanea ma consecutiva, quindi domanda, risposta, traduzione e risposta, appuntando, trascrivendo e sillabando. Attenzione, vanno però valorizzati tutti gli spazi di comunicazione diretta tra richiedente e esaminatore. Ad esempio, se il richiedente è alfabetizzato e cita un nome, è lui e non l'interprete che lo deve scrivere. Perché a che titolo l'interprete si prende la responsabilità di sbagliare il nome della città, del luogo, della persona, se questa informazione può essere traghettata in modo puro dal richiedente, quantomeno su un foglio di carta? Soprattutto per rendere sostenibile il lavoro dell'interprete, che è titolare di un'attività veramente molto impegnativa, tutti i manuali
sottolineano l'importanza di non fare domande a grappolo. Cosa sono le domande a grappolo? Svolgeva attività lavorative nel suo paese e se sì, quali e in quale periodo? Lei e o componenti della sua famiglia erano iscritti a qualche partito o gruppo politico? Se sì, con che ruolo e che attività avete svolto? Lei e o membri della sua famiglia avete mai subito arresti, detenzioni o denunce da parte dell'autorità del suo paese di origine? Se sì, quante volte, quando e in quali circostanze? Lei è mai stato arrestato, fermato o denunciato in Italia? Se sì, quando, quante volte e per quali motivi? Questo non è un'audizione, questo è un interrogatorio di polizia. Parliamo di questa domanda. Come facciamo a sapere se l'interprete sa che cos'è un arresto, una detenzione o una denuncia e in cosa sono simili, in cosa sono diverse? In lingua bambara esiste un termine per arresto, uno per detenzione, uno per denuncia? Ma l'interprete ha una laurea in giurisprudenza o sa almeno com'è strutturato l'ordinamento penale del paese da cui proviene il richiedente? Assolutamente no. Questa domanda è una finzione assoluta, tant'è che chi di voi ha avuto modo di leggere i verbali saprà benissimo che a questa sfilza di domande seguono tendenzialmente sempre dei no. Dopodiché arriva la domanda per quali motivi ha lasciato il suo paese e puntualmente una di queste ipotesi ricorre, provocando molto spesso la reazione del commissario poco avveduto che dice: ma gliel'ho chiesto prima. Lei e o componenti della sua famiglia, che cos'è la famiglia? È del tutto ovvio che il concetto di famiglia occidentale non è sovrapponibile a quello di moltissimi paesi africani o asiatici. E quindi fare questa domanda. Immaginiamo la famiglia allargata, quella che assomiglia al concetto di famiglia allargata. Lei o componenti della sua famiglia allargata erano o sono iscritti a un partito? Cioè potenzialmente stiamo chiedendo informazioni su 50, 60, 80 persone. Con che tipo di affidabilità? Queste risposte non valgono assolutamente nulla. Lo segnalo perché esattamente questa struttura è stata per tantissimi anni il modello di intervista della Commissione Territoriale di Torino. Cioè, il commissario medio si sedeva al tavolo e cominciava a leggere queste cose. A tutti. E veniamo all'aspetto più complesso, ma più affascinante, e cioè la distanza culturale, la reciproca ignoranza, il fatto di non conoscersi. Come si può in qualche modo ridurre la difficoltà, quella quantità di informazioni che non possono essere comunicate perché non le capiamo, perché non esiste un equivalente, perché non sono traducibili culturalmente, oltre che linguisticamente. Anzitutto studiando e preparando i casi. Se io so che dovrò lavorare all'intervista o al colloquio o alla ricostruzione della storia di un cittadino bengalese, non potrò non sapere che cos'è Rapid Assessment Division, per esempio. Se dovessi intervistare un cittadino pakistano che proviene dal Khyber Pakhtunkhwa, dovrò sapere almeno a grandi linee che cosa caratterizza questa regione. Successione logica e flessibile delle domande, no alle liste. Quella di prima è un ottimo esempio, ne vedremo fra un attimo un altro. Muoversi secondo uno schema predefinito significa quindi negare la flessibilità, significa non lasciare spazio per essere in qualche modo in grado di entrare nelle vicende personali. Immaginare di strutturare verbali di audizione come cassetti, compartimenti stagni, che richiedono un'informazione acquisita alla quale il cassetto va chiuso e dimenticato, provoca un effetto distonico di cui fra un secondo vi darò un esempio lampante. Alternanza tra domande aperte e domande chiuse. Le domande aperte solitamente sono quelle che si fanno per concedere lo spazio narrativo al richiedente, e in questa fase il richiedente non dovrebbe essere interrotto. Quelle chiuse sono le domande di verifica. E quindi, ipoteticamente, lo schema prevede, una volta effettuata la parte iniziale, il riscaldamento, la conoscenza, l'acclimatamento con il richiedente, a raccogliere una serie di informazioni arrivando alla madre di tutte le domande, per quale motivo è fuggito dal suo paese, lasciando lo spazio narrativo e poi ritornando sui dettagli con domande un po' meno aperte o un po' più chiuse. Quindi, ma ha detto in particolare che è successa questa cosa quando? Si ricorda più o meno il periodo, eccetera. Quindi un'alternanza tra l'una e l'altra. Fare solo domande chiuse porta
all'esempio di prima, cioè una sfilza di sì e di no totalmente monodimensionale che appiattisce qualunque tipo di storia. Regola d'oro, ovviamente dare sempre opportunità per i chiarimenti, quindi non fare mai l'operazione che a molti giudici viene davvero naturale, cioè registrare la contraddizione, metterla in quel famoso cassetto e poi depositare il provvedimento con cui quella informazione fonda un giudizio negativo. Anzi, vedevamo prima, l'EASO ci dice rifissa udienza e sottoponigliela, perché la persona deve avere l'opportunità di rispondere. Soprattutto la distanza antropologica ci obbliga a costruire quello che il professor Beneduce chiama un registro delle esperienze condiviso. Che cos'è? So di non sapere e quindi dialogo e quindi studio e quindi imparo attraverso la negoziazione. Che cos'è la negoziazione? È questo. Cittadino pakistano che all'anagrafe ha tre nomi: Aftab Hossain Haji, S.O. son of, figlio di Ahmad Muhammad, titolo di casta o titolo nobiliare Shah. Nell'esperienza occidentale un dato fondativo che è oltre l'acquisito è il nome e il cognome. Ciascun individuo nell'emisfero occidentale è caratterizzato da un nome e da un cognome. Questo non è vero per metà del mondo. Come si chiama questa persona? Secondo la prassi vigente in Pakistan si può chiamare in almeno quattro modi diversi, tutti autentici, tutti legittimi. Si può chiamare così, cioè con i suoi tre nomi propri più il nome più utilizzato del padre, il nome principale del padre. Oppure si può chiamare così, cioè solo con i propri tre nomi. Oppure si può chiamare con il titolo nobiliare e il principale dei suoi tre nomi. Oppure si può ancora chiamare così, cioè con i propri tre nomi e il titolo nobiliare al fondo. Questo per dire che altro che lei e la sua famiglia, membri della sua famiglia sono stati oggetti di denunce, arresti. Qui la domanda è come si chiama e abbiamo bisogno di negoziazione. Era un venerdì di settembre del 2011. Sono iniziati gli scontri tra l'esercito maliano e i ribelli MLLA. Questa informazione ha provato il panico quando abbiamo letto questo verbale. Chi sono i ribelli MLLA in Mali? Ma esiste una formazione ribelle chiamata MLLA? MNLA in inglese, MNLA in francese, è il Movimento Nazionale per la Liberazione dell'Azawad, una delle tre o quattro formazioni più importanti Tuareg del nord maliano, protagoniste del tentativo di secessione dell'Azawad. Noi stiamo parlando di un cittadino maliano la cui domanda viene trattata così. Per quali motivi ha lasciato il suo paese? Ho lasciato il mio paese per i problemi che ho avuto a San Pedro. Io abitavo in via Bardo 17. L'assonanza con la toponomastica occidentale è un po' forte. Io non mi sarei aspettato che a San Pedro esistesse via Bardo 17, però tutto è possibile ovviamente. Dunque, San Pedro è la seconda città ivoriana ed è una città importante perché al suo interno, forse ai confini della sua struttura, è cresciuta la più grande bidonville di tutta l'Africa occidentale, che si chiama Bardo, come Brigitte. Talmente grande da ospitare, forse, secondo le stime, 200-250.000 persone, è talmente strutturata e consolidata ad essere divisa in compartimenti, ne esistono forse 18 censiti. Bardo 17 è ovviamente uno di questi compartimenti, non è via Bardo 17. Il cortocircuito tra interprete, richiedente e esaminatore determina però quello che può sembrare un aspetto quasi sciocco, un errore quasi superficiale, ma che in realtà fa saltare la possibilità della credibilità. Perché? Perché via Bardo 17 nella testa dell'esaminatore medio è questa.
E lo è, direi, per tutti quelli che vivono nel nostro emisfero. Bardot 17 è questa, che è un altro mondo, è un altro contesto. Quello che è possibile, vero, plausibile qui, non lo è qui. La differenza è architettonica, cromatica, olfattiva, sonora, se potessimo sentire, se potessimo registrare un momento qualunque all'interno di questa immagine. Il contesto è tutto. Non dovevo tornare perché mi avrebbero arrestato. In quel momento ero a Zerekore. Tra parentesi, fonetico. Cosa vuol dire fonetico? Scritto come si pronuncia? Scritto come si sente. Vuol dire anche qualcosa in più. Vuol dire che io non ho mai sentito Zerekore. Vuol dire che Zerekore non esiste. Voi immaginate, in quel momento vivevo a Enna. Nessuno di noi scriverebbe fonetico perché Enna è una città. Ma questa Zerekore, che peraltro ha una N davanti, oltre ad avere un nome molto strano, è un posto che forse non esiste. Zerekore è la seconda città guineana, è abitata da 300.000 persone, è la più importante città dal punto di vista economico della Guinea. E qui affidiamo la decisione su una richiesta di protezione proveniente da un cittadino guineano a un commissario che non conosce il nome della seconda città di quel paese e che dovrebbe giudicare la verosimiglianza di quello che le sue orecchie, che foneticamente non conoscono Zerekore, sentono. Siamo alla fine. Parliamo delle sequenze di domande e delle audizioni rigidamente prestabilite e di questo effetto spiazzante che provoca. Ha pagato qualcuno per effettuare questo viaggio? Se sì, che cifra ha pagato? Si trattava di denaro di sua proprietà? Il commissario proprio non ce la fa, almeno tre domande in una le deve fare. E mi verrebbe da dire scientificamente provato, ma non ho in mano i dati, che di fronte a domande a grappolo tendenzialmente si risponde sempre solo all'ultima, perché è quella che lascia l'eco nella testa, è quella che lascia la traccia. Comunque questa domanda, evidentemente costruita nello schema di chi ha scritto questo modello di audizione, a chiamare la risposta: ho pagato 1.000 dinari per imbarcarmi a Zuara, a Tripoli, a Sirte e per attraversare il Mediterraneo. Qui però la risposta è diversa. Ho contratto un debito di 60.000 euro che devo restituire. Ho restituito 40.000 euro. Che cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che la persona che l'ha detta dichiara la propria schiavitù, il fatto di essere una vittima di tratta, di traffico di esseri umani e di, verosimilmente, di sfruttamento a fini sessuali. È una richiedente nigeriana, sappiamo che la maggior parte delle ragazze nigeriane che entrano in Italia arrivano in qualche modo, diciamo così, toccate dai tentacoli delle organizzazioni che sfruttano le persone a fini sessuali. Questa affermazione, questa dichiarazione, non è solo un dato tecnico. Questo conferma che la persona ha deciso di confessare, ha deciso di fare un passaggio molto importante, perché sappiamo che l'elemento di coazione massima è il terrore in cui vivono le persone, terrore ovviamente delle ritorsioni nei confronti dei familiari in Nigeria. Questa frase vuol dire: io sono pronta a parlare. Vuol dire tutto per una vittima di tratta questa risposta. La reazione del commissario è: aveva mai lasciato il suo paese di origine prima del suo ultimo espatrio? Che veicola un messaggio potentissimo di disinteresse nei confronti della risposta precedente. Perché quella risposta è, nell'intervista di un richiedente protezione internazionale vittima di tratta, è la risposta che deve determinare tutto il corso dell'intervista. Qui è un'informazione che deve essere riposta nel famoso cassettino. Lei è sempre in contatto con l'organizzazione che l'ha fatta venire qui. Come vedete, la persona ha raccontato tutto quello che è successo. Sì, lei lavora ancora per questa organizzazione. In questo momento non lavoro più, ma devo ancora avere dei soldi, il che significa molto, ovviamente. Lei sa che se facesse denuncia otterrebbe protezione dallo Stato italiano?
Questa domanda è, dal mio punto di vista, una dichiarazione di irresponsabilità totale da parte del commissario, perché chi ha una minima conoscenza delle procedure amministrative e giudiziarie sa che la denuncia della condizione di vittima di tratta non equivale alla protezione dello Stato italiano, ma non è che il primo passaggio di un percorso molto complesso, molto tortuoso, molto incerto, il cui unico dato sicuro è l'esposizione al pericolo da parte della persona, perché la persona lascia una traccia di quello che dichiara. Io sono stata sfruttata da, sono stata sfruttata perché il, in quel luogo, in quel posto, con queste modalità. L'unica cosa certa è che la persona lascia una traccia di quello che dice. La famosa protezione dello Stato italiano è solo eventuale. Noi sappiamo che anche a Torino la Procura non ha assolutamente un atteggiamento particolarmente tutelante nei confronti delle vittime di tratta, perché, come mi è stato detto in modo molto trasparente da un pubblico ministero, noi i processi ai fantasmi non li facciamo, perché evidentemente le vittime di tratta non vanno a fare la denuncia con la fotocopia della carta d'identità o del passaporto autentico della madame o degli sfruttatori, ma conoscono piccoli frammenti della storia di cui sono vittime, numeri di telefono, soprannomi soprattutto, luoghi in cui sono transitati. Questo ha una ricaduta dal punto di vista processuale, perché le indagini sono più complicate, ma giocare sulla pelle e sulla vita delle persone con affermazioni di questo tipo è, dal mio punto di vista, assolutamente intollerabile. Ancora più intollerabile perché marca l'incapacità di comprensione e l'affermazione definitiva. La persona ha raccontato 6 anni di sfruttamento tra Italia e Grecia, vessazioni, botte, segregazione. Dovrebbe fare denuncia, dice il commissario. La ragazza dice: non lo sapevo, ma non intendo fare denuncia perché ho paura del giugiù. Ho giurato in Nigeria. Il giugiù, per credo i pochi che non hanno ancora dimestichezza, è un concetto, uno di quei concetti intraducibili, perché non c'è l'equivalente. Giugiù può voler dire qualunque cosa da rimedio a veleno. Qualunque cosa ci stia in mezzo può essere giugiù. Nella, diciamo così, nell'iconografia forse un po' troppo classicheggiante, ma l'immagine che è stata più veicolata è quella del giuramento, cioè delle ragazze che prima di partire per l'Europa, prima di essere fatte partire per l'Europa, vengono portate da un sacerdote locale dove devono bere una pozione in cui vengono mischiate di tutto e di più, parti del sangue mestruale, unghie, peli, alcolici, eccetera, il giuramento e il legame di soggezione nei confronti della persona che salva la vittima di tratta portandola in Europa, regalandole l'opportunità di portarla in Europa. Tutto questo viene raccontato e si dice il potere della coazione del giudice è talmente forte che la persona dice: mi volete dare protezione? Non importa, io non voglio denunciare perché ho la famiglia in Nigeria. Il commento, la domanda commento è: ha paura del giugiù o di interventi concreti? Perché voi vivete in un altro mondo, perché come ci è stato detto in occasione di una cieca fatta al centro di identificazione da un infermiere, le soglie del dolore sono culturali, quindi le persone si possono anche infliggere gesti anticonservativi, ma la sofferenza è un dato culturale. Il fatto di essere soggetta a un abominio rimane confinato nell'alveo delle credenze, delle superstizioni, di qualcosa che non esiste, nonostante abbiamo appena avuto una fotografia molto concreta, molto reale, di cosa significa questo concetto così apparentemente distante dagli interventi concreti. Chiudo con questa immagine che riassume in qualche modo la direttiva che deve guidare chi valuta le domande di protezione internazionale, e cioè abbandonare qualunque velleità divinatoria, qualunque capacità di interpretazione o emotiva o soggettiva, e imbarcarsi nel complesso, faticoso e difficile lavoro di indagine, di esame della coerenza delle dichiarazioni, di studio delle informazioni sul paese di origine e di valutazione anche attraverso lo strumento del dialogo e della cooperazione con i richiedenti. Ci sono riflessioni, commenti, esperienze che volete condividere? Prego. Grazie, buonasera. Io in verità sono un interprete giudiziario e lavoro prevalentemente in tribunale. Mi è capitato circa 8 anni fa il caso di un
uno dei primi casi gambiani. Io abito a Siracusa, quindi vengo proprio dal primo confine, okay, di sbarco di questi clandestini. Credo che all'epoca ancora le commissioni territoriali non fossero molto preparate in materia, specialmente dal punto di vista della conoscenza delle problematiche dei richiedenti asilo africani, paesi africani, specialmente il Gambia, un paese piccolissimo di cui credo avessero sentito parlare poco o quasi niente. Sta di fatto che questo ragazzo era un attivista del partito di opposizione ed era dovuto fuggire appunto perché era stato tra i partecipanti ad uno dei colpi di Stato contro il dittatore Yahya Jammeh. E, insomma, lui racconta la sua storia e dice che è dovuto scappare perché c'erano, posso dirlo in inglese, the green boys were chasing me. E quindi ovviamente doveva fuggire perché ne andava della sua vita. Traduzione, insomma, per farla breve, la commissione territoriale gli ha fatto il diniego perché ha raccontato una storia fantastica, incredibile, e questo raccontava di questi omini verdi che lo inseguivano, per cui era una cosa che non stava né in cielo né in terra. E personalmente, richiesto dal suo avvocato, ho parlato con uno dei membri della commissione territoriale, il quale mi ha detto, io gli ho chiesto, ma scusi, ma lei si è informato? No, c'è anche un membro dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, eccetera, abbiamo fatto la ricerca su internet. E io gli ho detto, ma la ricerca come l'avete fatta? In italiano o in inglese? In italiano, certamente, non abbiamo trovato nulla. Io gli ho detto, io ho fatto una ricerca in inglese e ho trovato tutte le denunce dei vari partiti di opposizione sulle torture, sui giornalisti che sono stati perseguitati, torturati, eccetera, 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 eccetera. E mi ci è voluto 2 minuti. Però sul sito italiano non c'è niente. E il ragazzo, ovviamente, gli hanno fatto il decreto di espulsione, e se non fosse stato per il suo avvocato, che mi ha prestato anche, lì ho fatto una ricerca sul sito della Segreteria di Stato americano, che ogni anno fa un rapporto su tutti i paesi del mondo, Italia compresa, su vari argomenti, tra cui la violazione dei diritti umani. E quindi parlava appunto del Gambia, di questi Green Boys, che sono una sorta di squadrone della morte del dittatore Jammeh, che vanno alla ricerca, a caccia dei vari oppositori che si nascondono nei vari villaggi. Per fortuna all'epoca si faceva l'appello, il ricorso all'Avvocatura di Stato, quindi alla Corte d'Appello di Catania. L'ho tradotto ogni cosa sotto richiesta dell'avvocato e per fortuna questo gli è servito quantomeno a garantirgli quel suo diritto di asilo politico. Però questa commissione e l'interprete erano all'oscuro di ogni cosa. Questo è uno dei piccoli racconti, ce ne sono tanti, però mi limito solo a questo. Grazie, una testimonianza che ci dà un piccolo spiraglio di ottimismo al tempo stesso, non solo la denuncia della inadeguatezza delle ricerche. Abbiamo un microfono gelato, quindi se ci sono interventi non è difficile raggiungervi. Okay. È un silenzio dovuto all'entusiasmo o alla depressione? Ok. Bene, adesso io aprirei la seconda parte con, intanto chiamando le valenti collaboratrici qui al tavolo, perché vi
vi propongo un lavoro su un caso reale. Tutto quello che avete visto finora è tratto da verbali assolutamente autentici di cui siamo venuti in possesso per motivi professionali. Il lavoro che vi proponiamo è invece quello di, succede raramente, di vedere il percorso di una domanda di protezione internazionale che nasce in commissione e che poi attraversa due gradi di giudizio, con tre audizioni della persona, quindi un caso abbastanza eccezionale. Non vi dico molto perché in realtà poi, come spesso capita, immagini e parole parlano da sé, per cui vi contestualizzo solo il luogo e il contesto in modo abbastanza così approssimativo. Questa vicenda nasce ad Ombori, che è un villaggio rurale nella regione di Mopti in Mali. Siamo al confine con il Burkina Faso, Mali centrale. Il Mali è stato oggetto di una diatriba geografica, devo dire, nelle autorità, nelle sedi giudiziarie italiane, perché la regola che è passata dal 2012-2013 è che in Mali c'era la guerra. Nel 2012 c'è stato effettivamente il famoso colpo di Stato che ha da un lato destituito il governo, dall'altro ha consentito una dichiarazione di indipendenza del nord, il famoso Azawad del gruppo MNLA. E quindi la regola era quella per cui nel nord del Mali c'era la guerra, con tutte le conseguenze in termini di riconoscimento della protezione sussidiaria, nel sud invece la guerra non c'era. E quindi la lotta a cui si è assistito è stata quella di dichiarare nord del Mali praticamente tutto quello che era da Bamako verso nord-est. Ombori è obiettivamente nella fascia centrale del Mali, la cui forma tra l'altro non aiuta a stabilire cosa sia nord e cosa sia sud. Di fatto la regione di Mopti è una delle regioni pacificamente interessate dal conflitto, tant'è che la città di Ombori era stata in un primo momento conquistata dai jihadisti e successivamente poi liberata dal governo centrale in collaborazione con i militari francesi in particolare. Questo è il contesto geografico di provenienza. Ombori, in particolare la regione di Mopti, fa parte dell'antico regno Songhai. Lo dico perché la lingua, l'etnia più diffusa della lingua è quella Songhai, etnia a maggioranza enorme musulmana, con piccolissime presenze di altri credi confessionali. Dunque, leggiamo un pezzo dell'intervista in commissione e poi la risposta. Vi passo il microfono, ovviamente potete fare le due parti, così rendiamo tutto più credibile. Per quali motivi ha lasciato il suo paese? Sono cieca, guardo. Sono scappato perché ho deciso di cambiare religione. Questo perché gli jihadisti uccidono e fanno cose contrarie a ciò che dice la religione, anche se lo fanno in nome della religione. Volevano imporre a mio padre regole diverse a quelle praticate nella moschea. Lui si è rifiutato e quindi lo hanno minacciato e poi lo hanno ucciso. Per ciò che ha subito mio padre, gli abitanti del villaggio, in maggioranza musulmani, non mi hanno aiutato e tre di loro, proprietari di auto, si sono rifiutati di accompagnare mio padre in ospedale. Tutto lei. Quando era ancora vivo e massacrato dalle torture. Essi avevano paura di essere perseguitati dagli jihadisti, che mi ha aiutato solo un ragazzo di religione cristiana a portare mio padre in ospedale e ad aiutarmi per la spesa. Quando sono iniziate le incursioni degli jihadisti nella moschea di tuo padre? E qual era la moschea? Non lo so, ma le torture a mio padre sono il 3 gennaio 2012. La moschea è l'unica del paese. Cosa hai fatto quando è morto tuo padre? Nessuno ha voluto dare sepoltura a mio padre perché io ed il mio amico cristiano avevamo toccato mio padre. È dopo questi eventi che io sono voluto diventare cristiano. Così ho iniziato a frequentare questo ragazzo che viveva in un paese al confine col Burkina Faso. Ho iniziato a studiare la religione cristiana e a leggere la Bibbia. Dimmi cosa sai della Bibbia e cosa ti è piaciuto della religione cristiana. Sai cosa sono le parabole e su chi si fonda questa religione?
fonda su Gesù. E poi? Dimmi tutto quello che vuoi e senti di esprimere sulla nuova religione che hai voluto abbracciare. Nella Bibbia si dice che chi ha delle ricchezze deve aiutare i più poveri. Sai qualche preghiera cristiana? No. Sai cos'è il battesimo? Vuol dire che si riconosce una persona di quella religione, lo fanno i cristiani. I musulmani radono i capelli e leggono i versetti sulla testa. Qual è la differenza tra la religione musulmana e quella cristiana? L'unica differenza è che i musulmani riconoscono Mohammed come profeta e che non è riconosciuto come Dio. Invece nella religione cristiana viene riconosciuto Gesù. I fondamenti sono uguali e anche come si svolge la preghiera. Sai quali sono i sacramenti nella religione cristiana? Non dice nulla. Ultima. Cosa dice ancora della tua storia? Si erano tutti mobilizzati contro di me e hanno fatto un consiglio degli anziani dove io ho detto che non avrei più fatto parte di quella religione. Non volevano che usassimo più l'acqua del pozzo perché eravamo diventati cristiani. Anche mio fratello non voleva più vedermi perché eravamo cristiani. Ci hanno picchiati sia a mia moglie che a me perché volevano sottrarci la Bibbia e noi ci siamo ribellati. Alla fine tutto il villaggio era contro di noi e siamo stati costretti ad andare via. Bene, cosa ve ne sembra? Che sensazione avete dalla lettura di questa intervista? Frustrazione in quali termini? O di chi? Frustrazione del richiedente asilo, o almeno c'è... una situazione abbastanza frustrante, nel senso che il richiedente asilo prova a spiegarsi, anche immagino con le difficoltà di prendere consapevolezza di quello di cui sta parlando, e l'esaminatore che non accoglie quello che gli viene detto. Quindi anche frustrazione per chi legge sì. Il dialogo. Ok, altre idee? La cosa che mi viene spontanea da dire è che sembra quasi che il richiedente asilo dovesse in qualche modo certificare la sua conversione al cristianesimo o al cattolicesimo, secondo me, in base alla conoscenza, diciamo, teologica della religione cristiana, quando i cristiani stesso, secondo me, queste cose spesso non le sanno. Quindi anche quelli praticanti, tra l'altro, secondo me. Quindi mi sembra un po' anacronistica. È una riflessione che capita molto spesso di fare, questa, assolutamente. Cioè, ma è questo. E poi l'ultima parte invece mi sembra più che entra in merito a dei vissuti anche personali, quando parla del papà. Non so se si è capito, chiedo scusa, il padre era un imam della moschea locale, questo non lo sì, so, che si è rifiutato di seguire, probabilmente era uno sciita, un sunnita, non lo so, non si capisce bene, comunque sia che si è rifiutato di seguire alcuni recetti di gruppi integralisti e quindi di conseguenza è stato... Esatto. Quindi un musulmano che si rifiuta nei confronti di altri che si dichiarano musulmani di seguire... determinate regole e quindi che viene pulito pesantemente. Credo che sia la parte più interessante. Questo. Non mi sarebbe venuto. Cioè, poi il ragazzo si converte al cristianesimo perché è stato aiutato da un cristiano, cioè ha captato l'umanità che c'era in quella persona e l'ha collegata alla religione. Cose che spesso in Medio Oriente accade, dare poi questa motivazione di carattere religioso. Un po' a tutto ciò che... C'è già molta sostanza in questa riflessione. Eh? C'è già molta sostanza in questa riflessione. Una parte di quello che hai detto sicuramente poi spiega quello che vedremo adesso. Ci sono altre riflessioni, altri dubbi o commenti rispetto alla qualità della trascrizione, alla qualità delle domande? Cosa vi hanno fatto pensare?
Se, mi sembrano domande molto teoriche che vengono da un background tipicamente occidentale, che presuppongono un certo tipo di cultura religiosa, come ha detto la persona prima, e che non hanno nessuna immedesimazione in quello che può essere il vissuto della persona, completamente astratte e avulse dalla loro realtà, direi. Concordo appieno, e a questo punto lo svelo subito. Il provvedimento. Oh, prego. No. Mi è sembrato inoltre che semplicemente avesse notato una qualche contraddizione e si fosse limitato poi a aumentare le domande rispetto, come si diceva, alla nostra idea, o comunque un'idea occidentale del concetto di religione, per verificare la veridicità di quello che stesse dicendo, perché c'era un passaggio all'inizio, se non ricordo male, sulle tempistiche dell'essere cristiano, cioè ero cristiano quindi non ho potuto, poi però mi sono convertito, quindi secondo me ha estrapolato banalmente una parte in cui ha letto un'ipotetica contraddizione e ha iniziato a cercare banalmente di verificare se fosse veramente cristiano o no. Sì, direi che il provvedimento conferma esattamente la sensazione che emerge dagli interventi. Ovviamente la Commissione respinge la domanda, ma l'argomento è molto interessante, secondo me, perché è molto rivelatorio dell'atteggiamento di chi fa l'intervista. Molto spesso le interviste dicono di più di chi le fa rispetto a chi le sostiene. Il racconto non offre gli elementi di credibilità necessari a far ritenere vere le circostanze raccontate. Appare infatti del tutto inverosimile, questa è la prima contraddizione, la più importante, che il richiedente, affascinato e colpito dai principi e dai valori del cristianesimo, cosa che non è mai stata detta dal richiedente, non sappia fornire alcuna notizia circa i dogmi posti alla base della religione cristiana, non conosce alcuna preghiera e non sappia enunciare neppure un sacramento. Il problema è la misurabilità della conversione. Prego. Se il richiedente fosse stato, che ne so, cileno negli anni 70, ok? Quindi scappava da un colpo di stato fascista, no? Perché era democratico. Gli avrebbe chiesto tutta la Costituzione a memoria, gli avrebbe chiesto i precetti della democrazia, o che ne so, la Rivoluzione Francese, o che ne so, questo. Adesso qui c'è la questione religiosa in mezzo, ok, ma negli anni 70 si scappava dal Sud America o anche dai paesi sudafricani perché le contraddizioni, i colpi di stati non erano fatti a scopo religioso ma erano fatti a scopo politico, il blocco mondiale era diviso in due parti, c'era l'Unione Sovietica, c'erano i comunisti, ok, e quindi si scappava perché magari ti beccavi una dittatura militare magari finanziata dagli Stati Uniti, e in quel caso cosa facevi? Gli chiedevi, non so, io sono democratico, scappo da una dittatura fascista, allora raccontami un po' dove nasce la democrazia, raccontami, che ne so, del risorgimento europeo, no, cioè questo è assurdo proprio, sarebbe, vabbè. Sì, qui la valutazione è totalmente schiacciata, o meglio, la valutazione di credibilità è totalmente consacrata, forse il verbo corretto, alla conoscenza della religione cristiana, perché è la chiave della conversione a essere ritenuta, diciamo, la valutazione principale, l'elemento che dovrebbe dare credibilità alla storia e di conseguenza al pericolo che viene paventato dalla persona. E quindi, diciamo, il perimetro della discussione è verificare appunto la conoscenza del dogma cristiano, perché quello comporta effettivamente, in questa prospettiva, la titolarità del diritto e quindi il riconoscimento della protezione internazionale. Prego. La mia domanda è: qual è il timore fondato espresso dal richiedente asilo? Perché per il pezzo di storia che abbiamo letto non mi pare di ritenere che il richiedente, ma non l'abbiamo letto tutto, abbia chiesto protezione internazionale perché ha paura di essere perseguitato in quanto cristiano, e quindi al limite la valutazione almeno sarebbe stata coerente con il timore fondato. Ma quello che mi sembra di cogliere, ma non abbiamo letto tutto, è che il richiedente ha il timore fondato di persecuzione da parte dei jihadisti in quella parte di Mali,
che è in Africa e non in Medio Oriente, indipendentemente dai cristiani. Poi, visto che gli jihadisti applicano una religione musulmana che neanche è coerente con la religione musulmana di solito professata e anche da suo padre che era imam di quella moschea, è rimasto affascinato forse dal cristianesimo, eccetera eccetera. Però non capisco perché valutiamo la sua cristianità. Io non credo, ma ripeto, non l'abbiamo letta tutta, che il timore fondante sia di essere perseguitato in qualità di cristiano. Questo viene dopo. Credo che il suo timore fondato fosse essere di essere perseguitato in quanto non in linea con gli jihadisti. Quindi a maggior ragione basare la valutazione quasi esclusivamente sulla sua più o meno grado di cristianità non è coerente. Però non l'ho letto tutto, quindi non lo so. Qual era il timore fondato? La mia domanda: qual era il timore fondato di questo richiedente asilo? Essere perseguitato come cristiano o essere perseguitato in quanto non jihadista? Allora, ringrazio molto per questo intervento che secondo me fa, come dire, dà una svolta alla discussione. Le parti di intervista che non sono state lette non sono rilevanti e la persona non ha dichiarato così nello specifico per quale motivo chiede la protezione, ma dice: se io tornassi sarei oggetto di persecuzione per motivi religiosi. Questa osservazione, dal mio punto di vista, è assolutamente l'osservazione corretta, e cioè il contesto di provenienza è un contesto nel quale un imam di una moschea è stato ucciso perché la sua interpretazione dell'Islam è stata ritenuta non conforme a precetti interpretati in modo diverso. Però lo sguardo strabico del commissario che dice: per dare veridicità a questa storia, se tu dici tra l'altro di essere cristiano, io in base a quello misuro se dici la verità oppure no, e quindi a cascata se tutto quello che hai premesso è corretto oppure no, in realtà non è corretto, non è giusto. Perché? Perché la persona a un certo punto dice: hanno fatto un consiglio degli anziani dove io ho detto che non avrei più fatto parte di quella religione, punto. Il timore fondato per motivi di tipo religioso non comprende solo, per il riconoscimento dello status di rifugiato, non comprende solo l'affermazione di una religione diversa, ma qualunque manifestazione riconducibile alla sfera religiosa, anche l'ateismo ovviamente, l'agnosticismo, il fatto di essere qualunque cosa diversa da. La denuncia del richiedente in questo caso è: in quel contesto geograficamente collocato e anche temporalmente collocato, perché si parla, il presupposto ovviamente è l'arrivo dei jihadisti, qualunque cosa, qualunque atteggiamento, qualunque manifestazione non fosse ritenuta dai jihadisti, attenzione, dagli occhi, bisogna sempre avere riferimento agli occhi del persecutore, non al sentimento o alla soggettività del perseguitato. Qualunque cosa venga ritenuta dagli agenti di persecuzione, cioè dai jihadisti, non in linea con la loro interpretazione, è motivo sufficiente per la persecuzione. Quindi, che io mi definisca cristiano o non mi definisca tale, che io ripudi in privato o meno una religione, non è rilevante. Quello che è rilevante è che se io lo faccio in pubblico e manifesto questo mio sentimento, questa mia volontà, è ovvio che in un contesto in cui anche chi si dichiara musulmano incorre in quel tipo di sanzione, cioè la persecuzione o la morte, a maggior ragione la dichiarazione pubblica di ripudio di quella religione, prima di qualunque altra religione, prima di qualunque altra considerazione, è completamente sufficiente per far ritenere che la persona rimpatriata in quel contesto, se oggi ancora esistono informazioni che confermano la presenza di jihadisti o di comportamenti o di azioni o di attacchi degli jihadisti, è sicuramente sufficiente per farlo ritenere meritevole della forma di protezione. Invece l'approssimazione del giudizio, che in qualche modo cede anche alla misurabilità di questo, perché il non essere musulmano è diverso dall'essere cristiano. L'essere convertito fa scattare, sì, tutta la verificabilità dello schema per cui mi devi saper dire questo, questo e quest'altro, ma il punto non è se io incarno i tratti del convertito. Il punto è se la mia figura, per quello che è successo, contrasta
con la linea che viene richiesta, ed in quel momento esercita il potere nel paese di origine. Ok? Cedere all'approssimazione della misurabilità vuol dire, a un certo punto dici di essere convertito, allora immediatamente questo significa che sei stato affascinato dai principi e dai valori del cristianesimo, che è qualcosa che non è stato detto, ma che evidentemente risuona nella testa del commissario. Di più, la persona dice chiaramente perché non è diventato cristiano, ma in realtà, ma forse meglio, si è allontanato dall'Islam. E perché? E per gli eventi traumatici. E perché tre musulmani non hanno aiutato il padre, perché lui era, così come il ragazzo burkinabè, corrotto dall'aver toccato, peraltro un imam, oltre che il padre, responsabile agli occhi dei jihadisti di comportamenti non in linea. Non c'è nulla qui di affascinante nel dogma cristiano. Qui c'è un trauma e quindi la necessità di allontanarsi da quel contesto. Tutte queste cose ovviamente sono state scritte nel ricorso, ma non sono state molto produttive. Se il giudice, quando sente la persona in primo grado, chiede: lei è diventato cristiano oppure no? Perché il problema sta proprio lì. Ha abbandonato la sua precedente religione? Cioè, dove tracciamo la riga? Possiamo mettere l'etichetta cristiano oppure no? Io ho deciso di abbandonare la mia precedente religione, ma non sono ancora cristiano, dice umilmente il richiedente. Non mi posso definire cristiano. Perché? Perché non ho ancora imparato, non sono stato battezzato e non ho ancora imparato le preghiere. Perché a forza di indottrinare questa povera persona, se ancora non c'è il certificato del battesimo e la conoscenza mnemonica delle preghiere, non si può dire cristiano. E quindi il giudice del tribunale cosa dice? Di nuovo batte sullo stesso tasto, pur essendo entusiasta addirittura, entusiasta dei principi e dei valori del cristianesimo, perché evidentemente durante una lettura in un pomeriggio assolato a Ombori, in cui non aveva nient'altro da fare che leggere in pubblico la Bibbia, essendo un comportamento esente da rischi in una fase in cui giravano gruppi islamici, non abbia dimostrato di conoscere almeno una preghiera, neppure un sacramento. Qui veniamo all'aspetto più originale. L'audizione in corte d'appello. Audizioni in corte d'appello di richiedenti, quantomeno a Torino, sono rarissime, penso anche a livello nazionale. Perché? Perché tutti questi ragionamenti sono stati sottoposti alla corte d'appello, che si è fatta il problema, ha detto: forse dovremmo risentire questa persona per capire veramente se la questione del cristianesimo c'entra, se la questione dell'allontanamento dall'Islam è effettivamente rilevante oppure no. Questo ovviamente ha alimentato delle speranze sia in chi ha fatto il ricorso che nella persona. La quale viene finalmente sentita, e chiedo di nuovo a Laura, forse c'è Silvia che ci può aiutare, grazie. Questa intervista è stata condotta, perché anche il setting è fondamentale, non abbiamo parlato, ma il luogo in cui si verificano le interviste, si svolgono le interviste, è fondamentale. Le udienze di corte d'appello civili a Torino si svolgono in un'aula e con un numero di persone che è totalmente identico a quello che in questo momento abbiamo qua, cioè i tre giudici del collegio e tutti gli avvocati più qualche parte ambiziosa che presenziano all'udienza. Il cancelliere chiama la causa, i due avvocati, nello schema più semplice, i due avvocati arrivano al banco, ci si scambiano le informazioni, l'udienza viene aggiornata, eccetera. La convocazione per l'audizione viene fatta in questo contesto, cioè noi arriviamo con il richiedente all'interno di questo posto, con tutte queste persone, l'idea di sentire la persona in questo contesto. Allora, fortunatamente manca l'interprete e quindi il giudice dice: beh, tutto sommato forse è più opportuno se lo sentiamo nella mia stanza, nell'aula del giudice. Benissimo, allora andiamo nell'aula del giudice, viene rinviata l'udienza, ci presentiamo con l'interprete che questa volta compare. E il giudice, avendo letto la commissione, il verbale della commissione, il provvedimento, avendo letto il ricorso, il rigetto del tribunale e l'appello, in cui tutte queste cose sono ovviamente state discusse, finalmente procede all'audizione, che si svolge in questi termini. Laura, tu fai ovviamente il giudice. Ormai sì. Con quali modalità professa la religione cattolica? Che cosa fa per comportarsi da cristiano? Ho avuto dei problemi con jihadisti nel villaggio in cui vivevo, in Mali. Sta seguendo un corso di catechismo? Sì, qualche mese fa a Foggia, ma non conosco il nome della chiesa in cui andavo.
È stato battezzato? Sì, a Foggia. Le è stato rilasciato un documento? Sì, un documento, ma là dove stavo vivevo nel ghetto, c'è stato un incendio. Qua vado avanti. Poi forse manca una domanda. Vado a messa? Sì, vado a messa ogni tanto perché dove abito è distante dalla chiesa. Sono a Torino da 15 giorni e sono andato domenica accompagnato da un amico. Non so dove, ma abbiamo preso il pullman 49. L'amico che lo ha aiutato con il padre in Mali, dove vive? Quell'amico non abitava là dove vivevo io, ma veniva solo per lavorare nella stagione delle piogge. Quell'amico vive in Burkina, vicino al confine con il Mali. Moglie e figlio dove sono e continuano a praticare la religione cristiana? Sì, ma sono a Gao, ma da un mese sono in Burkina e sarò io a decidere dove andranno. Continuano a professare la religione cristiana. Quali sono i comandamenti? Sono 7 comandamenti. Sto in campagna e ho difficoltà a raggiungere la città, ma li sto imparando. Da quando è a Foggia? Da 7-8 mesi, prima ero in un campo a Torino. Fra Foggia e Torino sono stato a Rosarno. Lei è partito nel 2012 e da allora sua moglie e suo figlio, anche loro cristiani, non erano in pericolo? Io li ho portati a Gao da sua sorella, ma lì non c'era la sicurezza. Il mio villaggio Hombori dista 210 km da Gao. Qui frequenta dei musulmani maliani richiedenti asilo? Sì, qui ci frequentiamo e non ci sono problemi. Ha ancora contatti con il fratello? Ho sentito una volta dopo un anno da quando io sono arrivato in Italia. Ma lui non ha voluto parlarmi. Da quando è mancato il padre? Quanto tempo è stato in Mali? Circa 3-4 mesi. Perché non è andato in Burkina da questo suo amico cristiano? Perché moglie e figlio non sono partiti con lei? Non avevo i soldi e perché il bambino era piccolo, non avrebbe sopportato il deserto. Ha mai avuto modo di leggere la Bibbia? Nel mio paese un po', non tutto. Ho avuto la Bibbia del mio amico che se la portava dietro, ma lui la teneva con sé. In Italia ho conosciuto a Torino un italiano nel 2015, che però mi parlava di Geova, ma io ho lasciato. Ho lasciato perdere. Per 9 mesi non ha voluto battezzarmi perché mi diceva che prima dovevo studiare la Bibbia, non il cattolicesimo. Perché doveva essere di nuovo battezzato? Non ero battezzato prima di arrivare a Foggia, sono stato battezzato nel giugno 2016. Come ha letto la Bibbia, in francese o in italiano? L'ho letta in italiano. Io so leggere, ma è il significato delle parole che non so. Cosa vi sembra di questa intervista? Prego. Buongiorno, ma è un'analisi religiosa o un'analisi del contesto politico? Perché quella è la cosa fondamentale, qua non ci si sofferma sull'analisi del contesto politico che ha vissuto questa persona, bensì si fa un'interrogazione, non un interrogatorio, sulla conoscenza della religione che non ha nessun tipo di senso e dimostra una scarsissima conoscenza del contesto africano e in generale di quel villaggio lì, di quel pezzetto di villaggio lì. Cioè, mi sembra veramente assurda una cosa del genere. C'era un altro intervento, forse qua. Io non mi capacito come un magistrato che ha letto il ricorso ritorni su questo leitmotiv del cristianesimo, del catechismo. Era già molto grave il comportamento del commissario, però il commissario non aveva letto, sì, aveva letto una domanda di protezione, ma presumo che fosse stata fatta dal richiedente così alla spicciolata. Ma qui siamo di fronte ad una corte che ha letto il ricorso in primo grado, ha letto il ricorso in secondo grado, e sono strabiliata di come possano perseguire su questa linea. Altri interventi? Sì, io credo che analizzando, provando a ricostruire le linee di tendenza di questa audizione, se ne individuino almeno due. Una è quella dell'accertamento, interrogazione, / interrogatorio, / test. Quali sono i sacramenti? Quali e quanti sono? Cosa prevede la Bibbia, quali sono i fondamenti della religione, i dogmi di nuovo.
E non a caso ciascuna di queste domande determina una caduta di credibilità. E la persona ne è perfettamente consapevole. Quali sono i comandamenti? Sono 7. Ovviamente questo fa percepire l'occasione mancata e senza alcuna domanda o sollecitazione la stessa persona dice: sto in campagna e ho difficoltà a raggiungere la città, ma li sto imparando, scusate se non li so, so che forse non sono 7, ma questa è la vita che faccio. E parallelamente c'è invece qualche minimo spazio di confronto. Quando la persona dice, quando il giudice chiede dove ha vissuto, cosa ha fatto, è stato molto interessante perché questa persona viene in udienza sopravvissuta a Rosarno, sopravvissuta al ghetto di Foggia. Le mani di questa persona dicevano catechismo, cosa? Erano mani di una persona che deve arrivare alla fine della giornata. Quindi la domanda sul ha mai fatto il catechismo, ma forse non ha capito esattamente il senso del dogma, la differenza tra la religione, eccetera. Qui stiamo parlando di una persona che dice sono a Torino da 15 giorni, quello è il Pullman 49, non so il nome della chiesa. E questo viene, secondo me, molto ben esemplificato dalla prima domanda. Il giudice non ha mai visto questa persona. Ha letto tutto, ha potuto leggere tutto, ha potuto preparare un'intervista che avrebbe potuto superare il problema di cui stiamo parlando, cioè perché ancorarsi al dato della conversione, che non è quello che può fondare il riconoscimento. La prima domanda, anche dal punto di vista lessicale, è completamente inadatta, inopportuna. Con quali modalità professa la religione cattolica? Il punto non è voler sottolineare l'ignoranza o l'analfabetismo del richiedente. Il punto è di cosa stiamo parlando. Cosa significa professare una religione? Stiamo parlando di una persona che ha deciso, avrebbe deciso, di allontanarsi, di ripudiare pubblicamente la sua propria religione di appartenenza per un evento traumatico. Non è una questione di appartenenza dottrinaria o di interpretazione delle norme, è una questione di scelte di vita e di sopravvivenza. Tant'è che quella prima domanda viene formulata 3 volte fin quando l'interprete guarda il giudice e dice non capisce la domanda. E il giudice fa una cosa interessante, si flette e quindi dice cosa fa per comportarsi da cristiano? Ottimo, perché comincia ad avvicinarsi allo standard della modalità di comunicazione che può funzionare. Non vuol dire per forza semplificare, ma qui siamo davanti a una persona analfabeta. Cosa vuol dire la domanda con quale modalità professa la religione cristiana? Non c'è interprete in grado di tradurla. Non c'è possibilità che quella domanda arrivi e solleciti una risposta coerente. Se invece mi viene chiesto cosa faccio per essere cristiano, dà una risposta che peraltro non è neanche completamente coerente con la domanda, ma che si avvicina. Il problema però non è la risposta, è la domanda. È molto interessante il contrasto tra, da un lato, l'astrazione dottrinaria e dall'altra le esigenze di sopravvivenza. E soprattutto il fatto che l'aspetto più interessante, secondo me, emerge in modo molto, dal punto di vista letterario, molto interessante alla fine. E cioè, stiamo parlando di una persona la cui lingua natale, la cui cultura natale, ignora il cristianesimo. Perché nella tradizione Songhai non esiste il cristianesimo, non esiste un termine per indicare catechismo. La Bibbia si chiama Bibbia perché non esiste un termine per indicare la Bibbia specifico, perché non fa parte di quella cultura. Allora tutta una grande quantità di assunti cadono inesorabilmente. Come facciamo a sapere se le persone convertiscono? Non esiste il termine conversione in Songhai? Probabilmente no. E quindi noi approssimiamo dicendo che questa persona ha deciso di diventare, di convertirsi. E di più, questa persona dichiara di non aver avuto la Bibbia in mano. Ha detto, dalla morte di mio padre alla partenza sono passati 3 mesi. In quei 3 mesi in cui, prima di tutto, ho dovuto sopravvivere e non fare un corso di approfondimento teologico, ho anche avuto modo di parlare con un ragazzo burkinabè, il quale aveva una Bibbia in francese, che non è la lingua madre, peraltro, del richiedente, cominciando a conoscerla e quindi consentendogli di dare qualche generica informazione sul concetto di ricchezza da condividere, sul fatto che la religione cristiana si fondi su Gesù, eccetera, nozioni di base, ma che tutto sommato
danno un minimo riscontro di verosimiglianza a quello che viene riferito. Soprattutto la Bibbia in Italia viene letta in italiano, che non è una lingua che non conosce, e lo dice con una trasparenza che è disarmante, perché questa frase finale vuol dire: tutto quello che avete detto su di me è sbagliato, perché non avete capito nulla della mia situazione. Ovviamente il ricorso è stato respinto, e tra le contestazioni che il giudice ha mosso c'è il fatto che la persona, oltre a non dimostrare la conoscenza fondamentale dei dogmi della religione cristiana, non è stata in grado di produrre il certificato di battesimo. Certificato di battesimo che la persona dice è andato bruciato con l'incendio del ghetto. Di nuovo, l'astrazione, il certificato, la prova e la vita reale. Un sopravvissuto alla Libia, un sopravvissuto al Mediterraneo, un sopravvissuto ai ghetti. E il problema è che non ha il certificato. E nella sentenza d'appello si dice avrebbe potuto andare in parrocchia a chiedere un duplicato. Quest'ultimo segmento è dedicato prima a due informazioni sulle procedure, perché come sapete siamo nel pieno, nel momento più caldo della modifica della procedura, e da ultimo a una piccola collezione di frammenti di memorie che tengo molto a sottoporvi, perché le ritengo affascinanti. Credo che sia questa la sede giusta per fare questo tipo di esperienza. Prego. E fermo? No, non ancora. Dunque, si parla, direi, quotidianamente della riforma Minniti, si parla dei richiedenti asilo quotidianamente, sembra che la materia dell'asilo sia diventata una presenza costante e immancabile sui titoli dei media e nel dibattito pubblico, spesso anche abbastanza a sproposito. E obiettivamente la riforma Minniti incide in modo molto forte, soprattutto per la riduzione delle garanzie in sede processuale, e di questo parleremo tra un minuto. Prima di questo però vi tengo a sottolineare che prima della riforma Minniti c'è stata un'altra riforma che è passata abbastanza inosservata, ma che in realtà i numeri confermano essere decisamente rilevante, quella che io chiamerei la riforma Alfano, dal nome del precedente titolare del Viminale. Perché? Perché a partire dal 2014 i numeri dell'asilo in Italia sono saliti molto. E qui ovviamente avrete tutti sentito dire che l'Italia è improvvisamente diventata terra di asilo, un ambito paese di immigrazione, eccetera. In realtà i numeri dicono esattamente il contrario, e cioè che le persone che sbarcano in Italia vogliono attraversare il paese, vogliono continuare verso nord, in particolare verso la Germania e la Scandinavia. La situazione però è cambiata a seguito dell'Agenda europea sull'immigrazione, maggio 2015, con cui di fatto sono stati sigillati i porti di ingresso e di uscita nazionali, quindi la creazione degli hotspot agli sbarchi e la chiusura delle frontiere. Le persone che entrano in Italia vengono immediatamente fotosegnalate, attenzione, vengono trattenute all'interno degli hotspot in assenza di convalida giudiziaria, il che è un orrore giuridico, e in più vengono fotosegnalate secondo molte fonti in modo forzato, cioè i polpastrelli vengono spinti sugli scanner, tanto per intenderci, benché nessuna norma dell'ordinamento penale italiano consenta questo tipo di azione. Quindi in estrema sintesi i numeri dell'asilo in Italia crescono sicuramente perché il numero degli sbarchi è abbastanza consistente, ma certamente perché è stata sigillata l'uscita dal paese. Fino all'istituzione degli hotspot la percentuale di sbarcati che veniva fotosegnalata era intorno al 30%, cioè due persone su tre sbarcavano in Italia e attraversavano il confine senza essere identificati, che sono tantissimi. Con gli hotspot si è arrivati in pochissimi mesi a tassi altissimi, prossimi al 100%, a costo della libertà delle persone, però, perché negli hotspot si verifica in realtà la privazione delle libertà personali, della libertà personale, fino al momento in cui la persona viene fotosegnalata. Quindi i numeri crescono. La reazione tecnico-politica è stata questa che vedete alle mie spalle. Una serie di circolari, la più importante delle quali del giugno del 2015, con cui si dice una cosa molto semplice: fare numero, produrre decisioni, produrre risposte.
Secondo la prima circolare, la più importante, ogni commissione deve produrre 16 interviste al giorno. Credo che tutti sappiate che le commissioni sono composte da 4 membri, il presidente di origine di estrazione prefettizia, il rappresentante della polizia, un rappresentante dell'ANCI, dell'ente locale, e il rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che peraltro è l'unico che ha competenze in materia, perché agli altri membri non è chiesta nessuna conoscenza minima di materia di geopolitica, in materia linguistica, in materia di storia e di geografia, per poter accedere alle commissioni. Vi segnalo un lavoro molto interessante della Commissione parlamentare sul sistema di accoglienza e sulle espulsioni, che ha certificato come in alcune commissioni le nomine dei membri fossero altamente inadatte. In qualche caso è stato nominato membro delle commissioni un avvocato che lavorava nel settore dell'immigrazione, oppure persone che erano anche referenti o strettamente collegate a referenti di centri di accoglienza, o addirittura persone, in particolare dell'ente locale, che non avevano alcuna competenza in materia. Addirittura si cita il caso di un rappresentante dell'ANCI che era esperto di verde pubblico, che era stato nominato membro di una commissione. Quindi l'invito, diciamo così, invito, essendo il Viminale di fatto il titolare delle commissioni, le commissioni sono un organo tecnico-politico istituiti all'interno del Ministero dell'Interno, quindi sono guidate dal Ministero dell'Interno, il che pone un evidente problema di credibilità del lavoro delle commissioni. Invita i membri delle commissioni a svolgere ciascuno 4 audizioni al giorno. Tutto quello che abbiamo visto finora vi fa capire perché, secondo la letteratura scientifica, i commissari, i membri delle commissioni, sono, insieme a dottori, medici e badanti, tra le categorie a maggior rischio di burnout, cioè quelle che più rapidamente raggiungono la soglia di sopportabilità, superata la quale è, direi, impossibile svolgere il proprio lavoro in termini qualitativi. Io vi garantisco che immaginare di fare 4 audizioni al giorno, tutti i giorni, per 5 giorni, 4 settimane al mese, 12 mesi all'anno, è fisicamente, umanamente impossibile. Non di meno, a questo invitano le circolari del Ministero dell'Interno, che non mancano di sottolineare come sia importante ridurre i tempi delle procedure, per tutto quello che abbiamo detto in termini di necessità di approfondimento, dialogo, confronto, il tempo necessario per la decisione. Il risultato di questa politica non si fa attendere. 2013-2014 i dati sono abbastanza chiari. Più di metà delle domande sono accolte, decisamente più di metà delle domande sono accolte. 2014 i numeri aumentano anche il numero delle commissioni però, ma soprattutto aumentano il numero delle decisioni. Guardate, si passa da 36.000 decisioni nel 2014 al doppio nel 2015 e saltiamo dal 40 al 60% di negativi. In Italia non si era mai andati oltre il 45%. È evidente che quel tipo di politica, la riduzione dei tempi, è obiettivamente un livello qualitativo basso della produzione delle commissioni, comporta quel dato che trova un'incredibile speculare corrispondenza l'anno successivo. Il dato è ancora più interessante perché i numeri dei provvedimenti sono altissimi, 70.000-90.000, eppure statisticamente le decisioni sono le stesse. Guardate addirittura lo status, 5%, 5%, sussidiaria 14-14, umanitaria 22-21, cioè gli stessi numeri. Il che non credo significhi che sia passata una circolare segreta sulla quale c'è scritto solo il 5% deve avere lo riconoscimento dello status di rifugiato, ma significa più verosimilmente che ha ragione Jérôme Valluy, che è un giudice francese che ha lavorato per un paio di anni nel tribunale sui ricorsi dei richiedenti asilo in Francia, il quale ha scritto un libro molto interessante sul diritto di asilo, sulla sua esperienza da giudicante, dicendo: non c'è scritto da nessuna parte che noi dovevamo accoglierne 1 su 5, ma i numeri erano quelli perché per una forma di self-restraint, cioè di autocensura, di autocontenimento, il mio vicino, il mio collega di fianco ne riconosce 1 su 5, tendenzialmente ne riconoscerò 1 su 5 anch'io. E se più saranno le audizioni lo stesso giorno, se avrò già riconosciuto all'inizio qualcuno, chi arriverà dopo avrà una asticella molto più alta da dover superare per poter essere riconosciuto.
La riforma Minniti compie un ulteriore salto di qualità, trasferendo esattamente questa logica in sede processuale, cioè ridurre gli spazi per i richiedenti, silenziare i richiedenti, non sentirli, abrogare il grado di appello, aumentare la produttività, aumentare i numeri. Due previsioni che sono apparentemente più che positive: la videoregistrazione del colloquio in sede di commissione e la verbalizzazione dell'intervista, non più dattilografando ma attraverso sistemi di riconoscimento vocale. La videoregistrazione è lo strumento principe di garanzia. Oggi noi siamo consegnati all'opinabile. L'interprete non mi ha capito, il commissario mi ha irretito, la domanda è stata travisata. E come facciamo a verificarlo? Non lo possiamo fare, evidentemente. La videoregistrazione è la garanzia base ed è incredibile che praticamente 20 anni dopo l'inizio del sistema asilo in Italia ancora non sia prevista a tappeto. Come abbiamo detto, non è però vicino al momento in cui comincerà effettivamente questa applicazione. La verbalizzazione automatica è in realtà una previsione che sembra molto sciocca, ma di fatto è molto importante, perché in quel percorso molto faticoso di audizione e di verbalizzazione la datilografia non ha un aspetto secondario. Alla quarta intervista in un giorno il commissario è obiettivamente molto stanco e dover datilografare aumenta ulteriormente questa fatica, anche perché i membri delle commissioni, non solo UNHCR a parte, non hanno richieste in termini di competenze, ma neanche in termini di datilografia. Cioè, noi possiamo avere anche un datilografo primitivo in audizione che rallenta tantissimo il progresso dell'intervista, dell'audizione, perché non è chiesto alcun tipo di conoscenza dal punto di vista della trascrizione. E quindi è una previsione sicuramente positiva. Che cosa succede però? Che la riforma chiede della videoregistrazione in commissione un abuso. Cioè, si dice, quella videoregistrazione sostituisce l'audizione davanti al giudice. La videoregistrazione è un sistema di garanzia, ma non va a correggere tutto quello di cui abbiamo parlato nelle 2 ore precedenti. E quindi tutte le storture, tutta l'incomunicabilità, tutta la fretta, tutto il sacrificio della qualità che viene evidentemente, emerge chiaramente nelle audizioni, sarà semplicemente videoregistrato, ma non sparirà perché esiste la videoregistrazione. E il fatto che l'udienza in tribunale è prevista esclusivamente quando non c'è la videoregistrazione, oppure quando il giudice proprio non può farne a meno, perché di fatto questo chiede la legge, vorrà dire il sacrificio della voce dei richiedenti, che oltretutto non potranno appellare le decisioni dei tribunali, perché è stato abrogato il grado di appello. E quindi che succederà? Che sempre di più la zona grigia, nera, oscura, buia, inaccessibile della comunicazione, della nascita dell'informazione nell'interazione fra richiedente e interprete sarà territorio inaccessibile per il giudice. Perché? Perché il giudice dovrà guardare la videoregistrazione per decidere se fissare l'udienza o no. Tendenzialmente è fortemente sconsigliata l'udienza dal legislatore, perché si dice, in realtà, guardando la videoregistrazione capirà tutto. Ora, il primo problema, è che quasi mai le audizioni si svolgono in una lingua comprensibile dalla media dei giudici italiani, che non è, a quanto pare, altissima in termini di competenze linguistiche, ma soprattutto perché non conosco alcun giudice che parli e comprenda la lingua Songhai, ad esempio. E quindi è evidente che quel tipo di operazione impone la presenza di un mediatore, o di un interprete, o di qualcuno che conosca la lingua e la cultura del paese di origine della persona che viene intervistata, in assenza della quale la visione della videoregistrazione è perfettamente inutile. O meglio, è utile perché può mostrare il rapporto, la relazione fra le parti presenti e se magari il commissario si è comportato in modo più o meno accomodante, ma di fatto quello che veramente fa la differenza, cioè la nascita, la raccolta e la trasmissione dell'informazione, rimarrà completamente oscuro. La videoregistrazione dovrebbe coprire tutto, quindi ogni fase del dialogo, mentre la trascrizione dovrebbe riguardare solo il verbale, quindi solo poi la parte in Italia, diciamo solo questo, solo gli ultimi 2 segmenti. La parte più interessante però rimane agli atti nella videoregistrazione.
di cui peraltro non si dice espressamente neanche che ora l'avvocato possa immediatamente prendere copia, quindi ci sarà probabilmente anche da battagliare su questo, perché applicando i principi, diciamo, generali del diritto amministrativo dovrebbe essere garantito il diritto di accedere. Però abbiamo già avuto sentore che qualche giudice ritiene che l'accesso alla videoregistrazione sarà consentito solo a seguito della proposizione del ricorso e della richiesta da parte del giudice, il che fa venire meno una fortissima garanzia, perché il ricorso deve essere fatto ovviamente dopo aver visto la videoregistrazione, non prima. Sulla procedura ci sono questioni, dubbi? Prego. Allora, se non si presenta il richiedente davanti al giudice, ma la videoregistrazione, non c'è il contraddittorio, perché non si può approfondire niente di quello che la persona dichiara, o se ha capito o non ha capito, non si può valutare niente. Senza contraddittorio. Con un eufemismo direi che è un procedimento a contraddittorio diminuito, nel senso che ordinariamente la persona non potrà parlare, non sarà intervistata. Il che secondo me è anche un messaggio molto forte, perché si afferma che queste persone non hanno diritto di sedersi al tavolo col giudice. Il contraddittorio è garantito in una forma cartacea, che è la forma del processo civile, ma di fatto è un contraddittorio fittizio, perché a seguito del rigetto della commissione viene proposto il ricorso, successivamente alla proposizione del ricorso la commissione, diciamo il Ministero dell'Interno, avrebbe 20 giorni per una nota difensiva, che è una sorta di replica, e l'avvocato ha successivi 20 giorni per controreplicare. Di fatto quello che abbiamo visto è che il Ministero dell'Interno non fa nessuna nota, ma è la commissione che semplicemente deposita gli atti che sono già nel fascicolo, quindi non c'è una vera e propria interlocuzione. Quindi questo contraddittorio è formalmente salvo, ma poi nei fatti è completamente svuotato. Diciamo che secondo gli osservatori più autorevoli, nessuna previsione della riforma Minniti in sé è incostituzionale. Però verosimilmente l'insieme di queste previsioni disegnano un tipo di processo talmente povero, talmente direi umiliato dal punto di vista tecnico, da poterlo ritenere incostituzionale. Non è discriminante, perché sei straniero che poi salta un grado di giudizio, e non è anticostituzionale se c'è la Costituzione che afferma che tutti siamo uguali davanti alla legge. Secondo me è anticostituzionale, quindi poi se gli altri sono tutti cavilli che loro cercano difesa. E poi chiedevo, se un giudice onesto, lo definisco così, acquisisce la videoregistrazione, dalla videoregistrazione si accorge che l'esaminatore ha fatto delle domande che chiaramente rivelano un pregiudizio nei confronti del richiedente, non ha approfondito certi aspetti, ignora la cultura e il paese di origine del richiedente, cosa fa? Può chiamarlo a deporre? Dunque, la prima questione è sulla costituzionalità dell'abrogazione dell'appello. Non esiste nessuna disposizione normativa, tantomeno la Costituzione, ad imporre 3 gradi di giudizio. Quello che però esiste sono le norme che le prevedono in realtà per tutti. La protezione obiettivamente, ma non è una novità in tema di immigrazione, è probabilmente l'unica materia in cui non c'è il secondo grado di giudizio. Il che significa che l'opposizione contro una multa è garantita in 3 gradi, mentre una richiesta di protezione internazionale non lo è. Quindi certo il problema non è solo formale. Sulla questione dell'audizione, assolutamente sì, il giudice è sempre libero di fissare l'audizione e di sentire la persona. Non nascondiamoci dietro un dito, in realtà già prima della riforma Minniti moltissimi giudici non facevano le audizioni, ed è altrettanto vero che ci sono molti tribunali in grandissima sofferenza perché hanno numeri che sono relativamente elevati ma risorse molto scarse. A Torino ci sono 5 giudici che fanno la protezione, 4 anni fa erano 14. Quindi obiettivamente si chiede molto, non sono messi nelle condizioni di lavorare in modo opportuno. Gli stessi membri delle commissioni non sono messi nelle condizioni di lavorare, però ovviamente poi entra in gioco la responsabilità individuale e la scelta delle modalità con cui svolgere il proprio lavoro, specialmente se ha una funzione istituzionale anche. Prego. No, perché mi vengono in mente. Però se la legge decide che è una commissione, non esistono commissioni per definizione con un solo membro. In realtà quello che accade è che una sola persona
anche lì diventa un fattore discriminante di pregiudizio per il richiedente, perché se ci sono più persone presenti, poi lei aveva detto che il membro appunto del UNRCH è quello più addentro, no, alla situazione del paese di provenienza, quindi ha maggiori conoscenze. Anche lì c'è una discriminazione di chi richiede a seconda di chi sia l'esaminatore. Uh-huh. E questo è previsto che possa essere uno solo? Originariamente era prevista la collegialità, cioè l'intervista, dove il colloquio doveva essere collettivo, alla presenza di tutti i membri. Ovviamente i numeri rendono questa, già rendevano prima questa previsione del tutto inattuabile, e quindi quello che si è verificato è che è stata cambiata la norma e ora la regola è la presenza di un solo commissario, salva la facoltà di richiedere la presenza dell'intero collegio. Questo aspetto però è molto interessante, perché con la vecchia normativa quello che si verificava era questo: alla persona veniva detto dovremmo sentirti tutti e quattro, però in sala d'attesa ci sono 40 persone e quindi, come vedi, non possiamo farlo. Se vuoi però, se tu lo chiedi, lo facciamo. Ma, dicevano i verbali, se per te va bene, sarà solo questa persona a intervistarti. Per te va bene? Il cui messaggio è: abbiamo la regola e abbiamo un'eccezione. Noi scegliamo l'eccezione alla regola, che vuol dire scegliamo l'eccezione alla legalità. E il messaggio nei confronti del richiedente era, ovviamente, l'invito ad assecondare questo allontanamento dalla regola, mettiamola così. Oggi invece si è rovesciata questa previsione, per cui di fatto non è più chiaro questo, non è, diciamo così, evidente questa dinamica, ma di fatto è sempre sottesa. Ok, ci sono ancora questioni sulla riforma di cui volete discutere o dubbi? Prego. Io no, una cosa, io ho letto un po' di verbali, però non c'è mai scritto il nome di chi ascolta il richiedente. Sì. Cioè, dovrebbe esserci, no? Nel senso, io non vado sempre dentro le commissioni con il ragazzo, può essere lo spazzino come può essere il membro dell'UNHCR. Mm-hmm. Sì, cosa... come regola di tutela della privacy non è mai indicato né il nome dell'esaminatore né il nome dell'interprete. Ah. Dopodiché nel fascicolo viene redatto un verbale della camera di consiglio. Dopo aver fatto l'intervista, il relatore condivide la causa e il fascicolo in camera di consiglio, perché la decisione è collegiale, quindi in teoria c'è una discussione. Okay. In teoria c'è anche la ricerca delle country of origin information. Okay. Sempre in teoria. Ma l'altra cosa che volevo chiedere, scusami, però poi in questi, nel fascicolo è indicato il nome di chi fa, di chi fa l'esame. E per quanto riguarda le videoregistrazioni, qual è il punto di vista della telecamera? Perché è una domanda molto interessante, non si sa ovviamente ancora nulla. Perché tipo quello che si studia in psicologia sociale è, certo, che il punto di vista cambia. Possiamo dire che non esiste sicuramente un punto di vista neutro, perché decidere su cosa puntare l'occhio telecamera ovviamente incide sulla percezione. Beh, su tutti e due è già più neutro che puntarlo solo su uno o solo sull'altro. Prego. Puntare tutto insieme è meglio che magari puntarlo solo sul richiedente o solo su chi fa le domande. Sì, però questo non sono problemi molto, in realtà molto concreti, ahimè non molto tempestivi ancora per parecchio tempo, temo. Grazie. Un'altra domanda sempre sulla videoregistrazione. Adesso in questo momento non ci sono le videoregistrazioni, però c'è, se non ricordo male, la richiesta dell'udienza in sede di ricorso può essere fatta motivando la mancata videoregistrazione. In questo momento siamo in grado per tutti i dinieghi di richiedere questa cosa perché non c'è la videoregistrazione? Domanda. Dunque, l'assenza della videoregistrazione è una delle 6 cause per cui la fissazione dell'udienza è obbligatoria. Quindi in teoria io non dovrei neanche chiederlo, perché una volta che si dimostra che manca la videoregistrazione, il giudice la dovrebbe fissare. Ciò nonostante, i tribunali di Torino e Napoli non fissano udienza, ritenendo che il verbale, quei verbali, tengono luogo della videoregistrazione, che un'udienza che ha la presenza solo dell'avvocato e della controparte e non del richiedente non avrebbe alcuna utilità, e soprattutto questa frase secondo me dice veramente molto del disinteresse di tante di queste decisioni, perché non c'è necessità di chiedere alcun chiarimento alla persona. Ora,
Affermare che non c'è necessità di chiedere alcun chiarimento relativamente alla biografia di una persona significa semplicemente, dal mio punto di vista, affermare una volontà strumentale di accelerare le procedure, perché non voler chiedere un chiarimento significa non voler decidere nel merito. E di fatto molte di queste decisioni, dal mio punto di vista, sono decisioni seriali, sono decisioni stereotipe, che di fatto si limitano a una valutazione della credibilità soggettiva, quindi neanche valutando gli elementi del paese di origine, ma solo di contraddizione o di coerenza interna, però basate su opinioni personali. Cioè, la famosa lettera dei talebani affissa sulla porta, secondo me non è credibile, quindi questa persona non è credibile. Punto. Buonasera. Lei consiglia di chiedere gli accessi agli atti qualora avrà messo in funzione la videoregistrazione appena fatta la commissione? Appena notificato l'esito, certo. Sì, all'esito o dopo il verbale? Perché all'esito voi avvocati, visto che la commissione ha 30 giorni per rispondere, si rischia di non stare nei tempi, quindi a voi avvocati probabilmente non vi verrà consegnato la videoregistrazione. I gestori del CAS possono magari sposare la linea e chiedere l'accesso agli atti subito dopo la commissione, magari non per tutti, ma per quei verbali dove si sospetta che qualcosa non è andato a buon fine, o comunque il richiedente stesso dice che non è stato ascoltato bene, eccetera, eccetera. Sì, può essere una per modalità? Carità, nulla vieta di provarci subito, certo. Non sono sicuro che venga garantito anche in quel caso. Voglio però sperare, in realtà essendo tutto ormai informatizzato, che un accesso agli atti significhi, non dico il giorno stesso, ma che veramente in pochi giorni il file contenente la videoregistrazione mi sia inviato in modo sollecito e che quindi non ci sia pregiudizio per il decorso del termine. Però anche prima della decisione, assolutamente, perché no, ci proverei se ritenuto opportuno, sempre con la precisazione che è il richiedente il titolare del diritto, quindi se poi lui delega questo diritto all'avvocato, al responsabile del CAS, a una terza persona, è un altro problema, ma è sempre il titolare del diritto, certo, che lo esercita, quindi non vedo problemi da questo punto di vista. Se non ricordo male, per l'accesso agli atti bisogna dare una motivazione. Sì e no, in realtà la legge non lo prevedrebbe in termini stretti, no. Quindi direi di no. Io non credo che ci siano problemi su questo. Se così fosse, si potrebbe mettere genericamente esigenze di completezza del fascicolo, visione, insomma, non credo sia un problema quello. Mi auguro. Generica. Sì, almeno attualmente non lo è. Quando chiediamo copia di un verbale o di documenti depositati non ci viene chiesto espressamente il motivo dell'accesso agli atti. Questo anche prima del giudizio della commissione, per accelerare i tempi, come diceva la signora prima. Sì, assolutamente. Grazie. Ok, se non ci sono altre osservazioni, mi prenderei 10 minuti per chiudere. Con una proposta, in realtà. Io ho la fortuna di lavorare con l'università e con una clinica legale, cioè con studenti che sono nel corso di studi in Italia o stranieri che sono già laureati, i quali seguono 2 mesi di formazione teorica e poi l'attività di clinica, cioè l'attività pratica sotto la supervisione degli avvocati esperti in materia di immigrazione. Una delle attività alla quale ci dedichiamo ovviamente è quella della preparazione delle audizioni per i richiedenti che non hanno assistenza legale. Questa attività è stata molto gratificante, come potete immaginare. Moltissime persone vanno in commissione senza avere minimamente l'idea di cosa stia accadendo intorno a loro. Da 1000 punti di vista, quello che vi propongo oggi è una sorta di risveglio, una sorta di chiamata di attenzione, proprio nel momento in cui la voce dei richiedenti è oggetto di un'operazione di tacitazione, dal punto di vista politico, tecnico, giuridico, anche mediatico. Si parla moltissimo di immigrazione, ma non sono quasi mai gli immigrati a parlare nei mezzi di comunicazione. Perché? Perché le storie con cui noi abbiamo a che fare sono storie incredibilmente potenti, incredibilmente dure. Ma di più, che probabilmente hanno una valenza letteraria, hanno una capacità descrittiva, hanno un significato di
direi antologico. Oggi vi propongo alcuni brevissimi estratti di storie che, come vedrete, sono sprigionate da quel modello di audizione delle commissioni o del C3. Il C3 è il modello per raccogliere le dichiarazioni in questura, soffre degli stessi limiti, un elenco numerato di caselline da riempire. Ecco, questo è quello che accade invece quando si libera lo spazio per la voce dei richiedenti e si consente in qualche modo alle persone di riappropriarsi di quel diritto e di quella potenza della rappresentazione, della descrizione di cui parla Rushdie nella citazione che ho proiettato all'inizio, che null'altro è che il diritto alla propria biografia, non più sacrificata e umiliata nei verbali, ma lasciata libera. Prego. Sì, io mi scuso preventivamente per la lettura, nel senso che non sapevo di dover venire a fare questa cosa, e la prossima volta chiederemo a qualche attore, qualcuno, di leggere meglio di me, visto che le risorse di Mediato sono infinite. Avevo 13 anni quando mi arrestarono la prima volta a Diyarbakir. Ero giovane, magrissima, capelli corti e vestita da maschio. Non avevo seno. Dopo avermi portato alla stazione di polizia, il capo della squadra antiterrorismo venne da me e mi spinse con le mani sul petto. Voleva umiliarmi. Era un uomo di mezza età, con pochi capelli e la pancia grossa. Si comportava come il padrone. Io ero una bambina. Lui aveva il potere, ma io avevo l'amore. Questa piccola collezione di cui avete avuto il primo assaggio è una sorta di corpo narrativo ipercontemporaneo, perché letteralmente contemporaneo, sono storie di oggi, che in qualche modo hanno diritto di vedersi di vedersi raccontate, di vedersi riaffermate. Le difficoltà sono molte, ovviamente, perché la distanza culturale, la distanza linguistica c'è anche per noi che dichiaratamente cerchiamo di farle uscire, perché anche noi, molti di noi, sono condizionati dalle proprie esperienze, dai propri punti di vista, dalla propria prospettiva. Non di meno, però, questa operazione ha l'obiettivo di rovesciare il racconto dominante che c'è ovunque dell'immigrazione, per svelare quella che io chiamerei la narrativa dominata e in qualche modo liberata. Un giorno ci prendono e ci mettono sulle macchine, ci portano sulla costa. Quando arriviamo sono le 7 di sera ed è buio, non si vede nulla. Sono terrorizzato. Davanti al mare urlano "Kullah" e ci ordinano di alzare un braccio e poi due dita. Ci spiegano: se scegliete uno vi imbarcate, se scegliete due vi spariamo. C'è una grande barca davanti a noi. Non ho mai visto tanta acqua in vita mia. Non se ne vede la fine. In Mali vedevo pozzanghere e fiumi e si vedevano le persone sull'altra riva. Il mare non è così. L'acqua arriva al cielo e io non so nuotare. Forse è la più grande pozzanghera che io abbia mai visto. Mettendo insieme le varie voci e le varie piccoli frammenti, le piccole tessere di questo mosaico, il risultato è interessante, perché nasce una sorta di romanzo di voci collettivo dal basso, che è capace di superare i limiti delle singole storie. Come abbiamo visto, spesso gli strumenti non sono quelli giusti, molte persone non hanno risorse per fornire racconti persuasivi, coerenti, logici, e quindi il risultato è spesso quello di narrazioni che sono molto traballanti, molto zoppicanti, molto inadatte all'obiettivo dichiarato, ma al tempo stesso rappresentano ciascuna di loro una piccola proiezione che, sebbene individualmente non autosufficiente, fragile e non autosufficiente, è capace di restituire un'immagine di insieme. Il primo pensiero che mi viene in mente è ovviamente quello del collasso libico, ridando sostanza a un evento collettivo attraverso milioni di piccole voci, ciascuna delle quali in sé non sarebbe in grado di farlo. Mio padre è stato un traditore per me. Noi, i Lari, abbiamo una pessima fama di chi tradisce. Lui sosteneva l'opposizione quando i giovani militanti venivano arrestati, torturati e uccisi dal regime di Sassou Nguesso. Dopo le elezioni c'è stato l'accordo e alcuni membri dell'opposizione sono stati chiamati dal governo.
Mio padre era fra loro ed è andato a lavorare direttamente per Sassù. Oggi non tradisce più perché è vecchio, ma è pronto, appena è possibile, a tradire di nuovo. Tosa o Lia in Lingala. Sottomettiti e poi mangerai. Ovviamente non si tratta di esercizi artistici né di l'arte per l'arte, si tratta di racconti funzionali. Il racconto mira a persuadere, perché l'obiettivo è quello che interessa al narratore. Questo aspetto in realtà ovviamente spinge la persona e il lettore a muoversi nella palude del vero e del falso, fino a mettere in discussione le credenze di chi legge, che non è null'altro che la caratteristica della letteratura. Quello che è non credibile in ambito giuridico, in realtà non è nient'altro che la fiction letteraria, la finzione, la fantasia, il potere creativo. E quindi niente come questi racconti può in realtà valorizzare il fatto che l'arte è libera dal dogma delle verità, e quindi poter godere di questi racconti in modo del tutto indipendente dalla domanda relativa alla plausibilità consente di leggere queste parole in modo del tutto, con occhi del tutto diversi. I combattenti di Gheddafi ci dicevano che poiché i governi occidentali bombardavano la Libia, Gheddafi voleva vendicarsi ed allontanare tutti gli immigrati dal paese. I militari ci hanno fatto imbarcare. Io avevo 14 anni, mio fratello 13. Li abbiamo supplicati di farci salire su due navi diverse. Se uno fosse annegato, almeno l'altro avrebbe potuto sopravvivere. Ovviamente la materia è quella della persecuzione, della morte, dell'ossessione, del dolore, perché queste sono le storie di cui, la sostanza di cui sono intrise queste vicende. È una letteratura noir in questo senso, è scritta con l'inchiostro nero, perché quello è il colore che la definisce. Ed è in grado di restituire in realtà una sorta di figura moderna, di un Ulisse moderno, di chi si ribella al fato. Oggi chi viaggia, chi affronta questo deserto, che affronta il mare, è di fatto interprete nient'altro che di un'Odissea, di cui molto spesso non è in grado di descrivere la portata, di definire l'enormità. Ma il fatto che sopravviva e lo possa fare conferisce ulteriore potenza a questi fatti, che siamo noi per prime a non dover trascurare. Era il 1992, sera tardi a casa della mia famiglia. Qualcuno si sedette sul mio letto e mi abbracciò calorosamente. Era mio zio, che non avevo mai conosciuto. Più tardi avrei scoperto che era partito per unirsi al PKK, 4 anni prima. Come ti chiami, ragazzo? Avevo 5 anni allora. Firat. È un nome bellissimo, il nome di un grande fiume. Vai a scuola? Comincio l'anno prossimo. Stava sbucciando un'arancia, un frutto che adoravo e che raramente potevamo avere. Cosa ti piacerebbe diventare? Non ricordo cosa risposi. Dovresti insegnare o diventare un avvocato. Mentre mi parlava, mi passava le fette dell'arancia. Me le ricordo deliziose. E poi me ne diede un'altra intera. Questa è per tuo fratello più piccolo. Dagliela domani, io non sarò più qui. 20 giorni dopo, nel grande cortile della casa, si tenne una cerimonia, come una specie di funerale. Gli adulti parlavano di uno sconosciuto. Non riuscivo a capire, ma mi sembrava che parlassero di mio zio. Una volta cresciuto, scoprì che era stato ammazzato insieme a 6 compagni. Da alcune raffiche di colpi sparati da un elicottero e da terra. Dopo la sparatoria, il campo su cui erano distesi i corpi venne incendiato e per questo erano tutti irriconoscibili. Da allora non ho mai più mangiato arance. Bene, grazie mille Laura, grazie a voi per l'attenzione, direi che siamo alla frutta. Spero che quest'ultimo momento abbia saputo ricordare a tutti quanto è importante il lavoro che abbiamo il privilegio di fare e l'importanza di parlare con chi ha veramente qualcosa da dire. Quindi grazie mille e buon lavoro a tutti. Grazie.